Credo possiamo iniziare. Innanzitutto grazie di essere qui, nel senso che, come dire, anche nei confronti dei nostri ospiti ci presentiamo al gran completo, no? Qui è sold out, no? Qui abbiamo i ragazzi, cominciamo dai giovani della triennale management, qui abbiamo gran parte del terzo anno che ha scelto l'opzione di marketing, alzare le braccia, far vedere dove siamo, eccoli qua. Perfetto. Abbiamo i ragazzi invece, quelli un po' più adulti, un po' più seri, più preparati peraltro, che no, seguono il corso di trade marketing e che quindi sono in questo momento che seguono il corso di shopper marketing. Dove sono? Eccoli qua. Poi abbiamo per i nostri ospiti i nostri giovani che fanno parte e seguono il corso di sociologia dei consumi, alcuni ovviamente sono gli stessi che abbiamo citato, c'è qualcuno che si aggiunge al gruppo precedente? No, in gran parte sono gli stessi. E poi abbiamo i ragazzi del Master in Marketing Management che sono stati confinati in parte dal fondo, ma insomma, sono un gruppo molto vivace. Anche qua. Allora, giusto per presentarci, quindi questa è la nostra squadra che è in campo oggi. E il tema di oggi, seguitemi un attimo. Oh! Master là in fondo, sono sempre loro. Allora, il tema di oggi è un tema, come dire, la prima pagina dei giornali, nel senso che quando si sente stamattina a Radio 24, dicevano che la ricerca che è uscita ieri, la percezione, no, degli italiani medi sul grado di corruzione sfiora o supera il 90%, il 90% degli italiani pensa che il nostro paese sia un paese, come dire, poco serio. Beh, questo è un tema che ci fa pensare, perché il tema di oggi, cari signori, è il tema che ci viene richiamato da tantissimi studi, da studi economici, da studi sociologici, da studi storici, tra l'altro, oltre che ovviamente da studi giuridici, ed è il grande tema, no? della fiducia nei mercati, eh? E quando la fiducia non c'è nei mercati, è chiaro che poi bisogna, come avete studiato negli anni precedenti nei corsi di economia e di economia e gestione delle imprese, bisogna poi regolare, no? Costruire dei sistemi che diano norme, regolamenti, procedure, e ovviamente tutto questo aspetto che in qualche misura cerca di compensare l'assenza di fiducia, no, produce poi alcuni dei problemi che noi italiani subiamo tutti. E quindi però la domanda è, ma questa fiducia su cosa si basa? Si basa sull'etica, il grande tema dell'etica. E chi fa marketing se lo deve porre come problema, come precondizione di lavoro. Esiste, può esistere una società civile, possono esistere dei mercati, possono esistere delle competizioni. Se all'interno di questo sistema, il mercato, esiste un collante che si chiama etica. Ricordiamocelo bene, i nostri corsi tutto sommato danno per scontato, ma questo è il tema su cui noi dobbiamo, voi dovrete poi tra l'altro, no? In qualche misura non solo riflettere ma confrontarvi, il grande tema dell'etica. Senza etica non c'è fiducia, senza fiducia non ci sono i mercati, ricordiamoci. E allora, questa breve premessa per dire perché ci parli di etica, siamo alla fine del corso, cioè, abbiamo già fatto, abbiamo già studiato, sappiamo tutto, no? Chiedici delle leve, chiedici dei processi, no, perché oggi la giornata è incentrata, poi vedremo, su tante informazioni, ma
sulla presentazione di un libro il cui titolo è Fare marketing rimanendo brave persone. Brave persone, e questo brave persona la dice lunga, no? Sul concetto che vogliamo esprimere. L'autore, lo vedete seduto alle mie spalle, è Giuseppe Molici, di cui magari dirò qualcosa dopo quando ti presento più da vicino durante la tua presentazione. Comunque è oggi il direttore generale Europa di Barilla, e che, come dire, in questo bellissimo libro, no, ci racconta alcune cose che poi lasciamo dire a lui, ma insomma, dove il tema di fondo ovviamente è il grande tema dell'etica, e la possiamo declinare se ci occupiamo di mercati, di competizione, di prodotti e di marche, perché poi la marca, no, in sé ingloba, come voi sapete, la faccio breve, no, tutte le dimensioni valoriali che ci consentono, no, di creare un valore. Qui cito Magatti in un bellissimo convegno di BC di 2 giorni fa a Milano. Cioè, quindi in realtà, come dire, esprimiamo attraverso la marca tutta una serie di elementi su cui, nei quali forte è il concetto, no, etico, il concetto di trasparenza, di valore per tutti gli stakeholder, non solo per l'azionista, questo lo diamo. Con noi quindi abbiamo oggi costruito una giornata in questo modo, così raccontiamo meglio. Dopo una presentazione di Ivo Ferrari, che oltre a essere un amico è il direttore delle relazioni esterne di Centromarca, di cui ci racconterà poi in due parole, no, qual è il compito istituzionale, la composizione e ovviamente gli obiettivi statutari, avremo, attraverso le parole di Paolo Ghigini, che adesso lo vedete seduto lì, ma dopo si presenterà, un'analisi dello scenario attuale e delle problematiche del mercato dell'agroconsumo, e quindi anche, no, della presenza della marca in questi mercati. Poi, ripeto, poi avremo il cuore, diciamo, della mattinata nella presentazione di Giuseppe, che ci racconterà in maniera, come sempre, molto accattivante, perché lui è un fantastico comunicatore, di cosa stiamo parlando, no? Perché quindi ci racconterà una cosa molto, molto divertente. Quindi non andate via, non so come dire, rimanete inchiodati alle vostre seggiole. Successivamente preparatevi, perché ogni componente deve fare delle domande, quindi per semplicità, diciamo, terzo anno magistrale, ovviamente master, da cui mi aspetto cose anche egregie. Abbiamo poi un finale con una mezz'oretta di domande a tutti i nostri interlocutori, a tutti i nostri ospiti e ovviamente al libro di Giuseppe. Ivo, a te la parola. Grazie. Buongiorno. Tutti siete? Sono emozionato. Allora, io cercherò di annoiarvi poco, però di mettervi gli spilloni in quel posto per farvi capire un po' il senso anche di questa giornata sul piano molto, 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 molto pratico. Intanto parliamo di marca, è un termine spesso abusato. Noi viviamo in un mondo popolato da tantissimi loghi, il logo è un segno grafico, si tratterebbe di fare un inventario e capire dietro ai loghi se c'è sempre una marca. Queste cose ce le spiegherà molto bene Giuseppe Molici, l'autore del libro di cui vi ha parlato il professor Cristini prima. Io però voglio dirvi due cose di inquadramento. Allora, situazione generale in cui si trovano a operare oggi le industrie di marca, ma comunque la filiera dei beni e di rango generale consumo. Ci sono delle calamità istituzionali che si stanno profilando, c'è un aumento IVA pesantissimo per la fine di quest'anno, che non sarà scongiurato probabilmente da tagli alla spesa pubblica. Questo vuol dire che la leva prezzo la coordineranno le istituzioni, non la coordineremo più nelle aziende. Vorrà dire perdita ulteriore di potere d'acquisto. Noi abbiamo, come beni di largo e generale consumo, un problema di concorrenza spietata, fortissima, all'interno
delle nostre categorie di prodotto, ma abbiamo anche un problema di appetibilità complessiva della nostra offerta di beni di largo generale consumo, quindi alimentare, cura persona, cura casa, eccetera, rispetto a altri consumi che sono diventati più ambiti, il viaggio, la telefonia, eccetera. Quindi lo sforzo che voi dovete fare entrando in azienda, da talenti quali siete, è quello di inventare modalità nuove per dare forte appetibilità dei consumi che sono i consumi quotidiani, quelli che sembrano acquisiti, quelli dove la qualità sembra garantita per sempre, dove l'innovazione sembra garantita per sempre, ma in realtà non sempre si presenta. Quindi parliamo di loghi, ma parliamo in realtà di brand e quindi di identità. Proprio l'altro giorno sul tema dell'identità d'impresa abbiamo avuto un incontro a Milano molto rilevante con diversi amministratori delegati delle aziende, perché ci siamo chiesti come tornare attraverso l'identità, attraverso la costruzione della marca che è basata su dei valori materiali ma anche immateriali, come fare a ricostruire il valore che abbiamo perso. Uno degli altri temi d'attualità che abbiamo fortissimo e che penso starete affrontando nell'ambito delle vostre lezioni è quello della promozionalità, iperpromozionalità, iperpromozionalità oggi, dove il prezzo originario del prodotto, poi Morici mi confermerà, si è perso per strada, dove per mantenere i volumi in una situazione di scarso potere d'acquisto delle famiglie si è ricorso molto alla promozionalità, ma si è proprio perso di vista anche la capacità nostra di creare valore in questo senso. Quindi è nato nel mondo della marca una fortissima riflessione su come uscire da questa spirale della promozione a tutti i costi, in cui noi abbiamo messo insieme alla distribuzione moderna lo scorso anno, nel 2014, ben 8 miliardi di euro. 8 miliardi di euro vuol dire due vecchie IMU, oppure una vecchia manovra economica dei tempi passati. Nonostante questo, i consumi non hanno dato segnale di ripresa su fine anno. Solo da gennaio c'è stato un debolissimo segnale, un debolissimo rimbalzo che dobbiamo tutti cercare di coltivare e portare avanti. Il marketing. Dicevamo che questo settore dei beni di consumo è dannatamente competitivo. La competizione è fortissima. Quando voi siete davanti allo scaffale, muovete la mano liberamente, scegliete il prodotto che preferite sulla base della capacità che ha avuto chi ha lavorato su quel prodotto, del product manager, delle persone che hanno coltivato questo bambino che è il prodotto di marca al meglio per far sì che intercettasse le vostre preferenze. Purtroppo oggi spesso il consumatore davanti allo scaffale vede prezzi e non prodotti, e noi dobbiamo ricordargli con le nostre narrazioni, con le nostre capacità di motivare valorialmente il senso del consumo delle nostre marche, che non sta comprando prezzi ma sta comprando dei prodotti che hanno caratteristiche diverse: materie prime, processo produttivo, sostenibilità, tutti elementi che entrano in gioco pesantemente nelle strategie di marketing delle imprese. Chi le interpreta meglio? Le aziende che sanno meglio lavorarci ovviamente hanno possibilità di successo maggiori rispetto a quelle che non riescono a intercettare il consumatore. Tante cose sul digitale, che è un'altra variabile di estrema di attualità sulla quale non vi annoio. Certo, anche qui per le aziende si tratta di rivedere non soltanto l'utilizzo di uno strumento web, social media, eccetera, ma anche di calare questo strumento all'interno dell'organizzazione aziendale, dei processi. Cioè, la grande difficoltà che oggi c'è nelle grandissime aziende come nelle piccole è capire come andare a lavorare tra unità funzionali che magari prima non si parlavano in un modo nuovo. Quindi voi entrerete in azienda probabilmente in una fase di grandissima trasformazione da questo punto di vista, e la vostra esperienza dovrà fondersi, la vostra attualità di pensiero, no, dativi digitali si dice eccetera, dovrà integrarsi, inserirsi in questa trasformazione e favorirla al meglio sul piano competitivo. Quindi talenti, idee, un'industria di marca che sta cambiando pelle, direi, rispetto a prima. Noi abbiamo fatto dei grandi monologhi in passato, un po' Morici ce lo ricorda nel suo libro. Si raccontava del bello detersivo che lava più bianco degli altri e si vendeva il prodotto. Oggi con i social media noi abbiamo persone che ti dicono come dovrebbe essere questo prodotto, trovano i tuoi punti deboli, li mettono in pubblico, li comunicano. Abbiamo più di 5 milioni di consumatori in Italia che utilizzano le tecnologie mobili sul punto di vendita per confrontare i prodotti, i prezzi e raccogliere informazioni. Quindi siamo passati in pochissimi anni
dall'uso del computer per raccogliere informazioni a domicilio alla possibilità di raccoglierle direttamente sul punto di vendita al momento della scelta. Quindi il famoso momento della decisione davanti allo scaffale di procterdiana memoria è diventato una cosa differente, no? La finestra sul mondo non è più lo scaffale, io davanti allo scaffale ho il momento sul mio palmare, sul mio smartphone, e posso capire, a sapere informazioni in tempo reale proprio nel momento della scelta. In tutte queste cose sarete voi a fare la differenza. Quindi io vi chiederei oggi di spremere il più possibile con delle domande le persone che parleranno, lo faremo nella parte finale di questo dibattito, soprattutto voi che avete mai sacrificato in questo senso, però spremete il più possibile cercando di avere delle domande, un pensiero attuale, cioè voi pensate anche ai comportamenti di consumo che avete, pensate a quello che leggete sui giornali, cercate sempre nel vostro mestiere di studente attuale, ma soprattutto nel vostro mestiere futuro di manager, ne parlavo con il professor Avanzoni poco fa, di leggere e non chiudervi nelle dinamiche aziendali, non chiudetevi nelle monoculture aziendali, guardate fuori, guardate l'universo che cambia, perché i segnali del cambiamento dovete intercettarli e tramutarli in scelte poi nell'azienda per nuovi prodotti, nuove strategie di marketing, eccetera, eccetera. Quindi dovete pensare di essere persone capaci di entrare in azienda per fare la differenza, assumendovi delle responsabilità. Se vi aspettate una vita tranquilla nel settore dell'alto consumo, direi che oggigiorno no, Morici, cosa dici? Anzi, esatto contrario, forte selezione, forte competizione di talenti. Il mercato globale non è soltanto un mercato globale di merce e prodotti, è un mercato globale di persone. Neolaureati dai paesi dell'est molto bravi, con conoscenza delle lingue molto forte, vengono sistematicamente monitorati e selezionati da aziende italiane o che operano in Italia o a livello europeo, perché il mercato del lavoro non è più un mercato italiano in cui si seleziona dall'università sotto casa, ma si seleziona da un contesto generale in cui voi dovete essere assolutamente competitivi. Qualcuno dice che questa logica è spietata, non lo so, sicuramente l'ingresso in azienda, le capacità che dovete tirare fuori sono molto molto elevate, in tutti i settori. Io mi fermo qui, non vi voglio tediare col filmato che ho preparato, perché mi sembra che potremmo magari parlarne dopo delle attività di Centromarche, comunque sul nostro sito trovate Vita, Morte e Miracoli. Passerei la parola a Paolo Ghigini, mio collega, che vi racconterà un attimo questa relazione consumatore, marca e mercato, mettendo a fuoco che cosa? Un po' di economics in cui oggi si fa branding, con tutta la complessità del caso. Sono numeri molto interessanti perché sono la lente, il microscopio che ci permette di capire, guardare dentro poi le scelte di marketing che fanno le aziende, dentro le dinamiche dei mercati che dovete conoscere assolutamente bene. Passo la parola allora a Paolo. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, grazie per la numerosissima partecipazione. Come anticipato prima, io proverò a darvi un quadro di quella che è la situazione economica in cui le aziende di marca si stanno muovendo in questo momento. Vorrei fare solo una precisazione: molti di questi dati sono di Centromarca, per cui si riferiscono spesso al campione delle nostre aziende. Per quei due che non conoscono Centromarca in questa sala, noi associamo le aziende al largo consumo, per cui tutte le aziende di marca banalmente ritrovate in un supermercato, per cui alimentare principalmente, cura casa, cura persona e un po' di prodotti vari. Partiamo dicendo che la situazione non è facile, io cercherò di andare veloce adesso su questi dati che ormai da anni, in questi anni di crisi, conosciamo. Quello che vorrei sottolineare è che siamo in una situazione di guerra, una situazione di guerra dei prezzi, come diceva Ivo, quindi per promozionalità, e purtroppo però siamo anche in una situazione di guerra anche per il consumatore. Questo grafico che mostriamo sempre come prima chart mostra come chiaramente il PIL pro capita italiano sia ai tempi della guerra. Okay? Non si vedeva una situazione di questo tipo dalla Seconda Guerra Mondiale. Cosa ne deriva? Ovviamente un'occupazione in calo drammatico, ahi noi, i salari che non crescono mentre i prezzi crescono, per cui sempre meno potere d'acquisto. Un altro dato che è sempre abbastanza semplificativo: gli italiani storicamente sono un popolo di risparmiatori, tengono i soldi per
la casa per i figli, per investimenti che potrebbero prospettarsi all'orizzonte, la propensione al risparmio negli anni di crisi è calata drasticamente, ora c'è una lieve ripresa, anche grazie magari agli 80 euro che, come sapete, non hanno rilanciato i consumi, ok? Sono stati messi in cassa, in banca, dalle famiglie italiane. Cosa ne deriva? Ovviamente un reddito disponibile pro capite in calo, ok? Sempre meno soldi a disposizione, sempre meno soldi per i consumi di tutti i tipi. Dopo vedremo cosa riguardano questo tipo di consumi. Ripeto, vado un po' veloce su questi dati perché penso che li conosciate piuttosto bene. Consumi generali, questi non sono solo prodotti 100 marca, ma sono in tutte le tipologie, in particolare l'alimentare e le bevande, crolli verticali, ok? Bene, come hanno reagito le nostre aziende, le aziende centromarca, a questa situazione di riduzione di potere d'acquisto da parte del consumatore, di meno soldi disponibili per i consumi di base? Sono andati a lavorare molto, su tutti gli aspetti di produzione e di logistica, hanno cercato di limare, di migliorare i processi produttivi. Molte aziende, anche in questi anni di crisi, hanno scelto di investire tanto sugli stabilimenti, su un rinnovamento delle linee di produzione, su un ampliamento a volte, per cui anche in un periodo in cui i budget sono risicati si è cercato di andare a ottimizzare, okay? di risicare qualcosa cercando di migliorare la logistica e la produzione. Come vedete si è riuscito a risparmiare anche un punto percentuale sul fatturato nella media dell'azienda centromarca, che è un risultato comunque piuttosto significativo in termini di contenimento dei costi. Ai noi, perché si occupa di marketing e di comunicazione, chiaramente una delle voci che è stata più limitata nei budget dell'azienda è stata quella sugli investimenti pubblicitari, dove per investimenti pubblicitari stiamo parlando in questo caso di ADV classica, okay? Per cui proprio la pianificazione pubblicitaria, diciamo, standard. Come vedete anche in questo caso abbiamo due punti praticamente di riduzione sul percentuale sul fatturato. Cosa è cresciuto invece a discapito della pubblicità? Il trade spending, questo è un tema fondamentale in questi ultimi anni, no? Vedo che gli studenti del master sicuramente è un tema che conoscono molti. Trade spending sono tutti quegli investimenti che vengono fatti dalle aziende, diciamo sul punto vendita, ok? Per essere fisicamente sul punto vendita con le posizioni desiderate, con magari la promozione desiderata e così via. Ecco, questo è un dato che abbiamo voluto mostrarvi proprio per farvi vedere come, a fronte di un calo netto degli investimenti pubblicitari classici, invece c'è stato un aumento di quelli che sono gli investimenti sul punto vendita. Cosa significa? Che le aziende hanno scelto di essere fisicamente vicine al consumatore, okay? Quindi allo scaffale, sul punto di vendita, in grande distribuzione, hanno cercato di essere il più possibile vicini a contatto con quello che è il loro consumatore finale, magari andando un po' a sacrificare quello che è la campagna classica, quella che creava l'equity, quella che creava awareness, quello che poi contribuiva anche a costruire i fondamentali di marca duraturi nel tempo. Purtroppo tutti questi sforzi non sono stati molto vincenti, nel senso che l'EBIT dell'azienda centromarca comunque non è risalito in maniera significativa. Cosa ha significato tutto questo per il consumatore? Un trade down, per cui un abbassamento di quello che è il modello di acquisto dei consumatori, ovvero un maggiore uso di canali. Una volta la spesa classica al supermercato degli italiani, sabato mattina tutti all'Iper, tutti al Super, si fa la spesa per tutta la settimana, per tutta la famiglia. Ecco, ora è un modello piuttosto vetusto, nel senso che è sempre più frequente l'utilizzo dei volantini, delle promozioni, per cui se prima compravo tutti i prodotti nello stesso punto vendita, ora magari so che la pasta in questo punto di vendita può costare meno, piuttosto che le bevande da un'altra parte, e quindi scelgo dei canali differenti, ok? In questo caso, ad esempio, è abbastanza interessante il Lidl, ok? In Italia uno dei principali discount. Qual è il payoff? Chi se lo ricorda di Lidl? Non cambiare supermercato, non cambiare stile di vita, cambia supermercato. Lidl è passato a essere supermercato, a promuoversi come supermercato. Lidl arriva in Italia come
il discount, no? Di cui un po' tutti si temeva l'arrivo di questi grandi blocchi di cemento con un assortimento di un certo tipo e un tipo di scaffale di un certo tipo. Ora è un forte investitore pubblicitario, è diventato un canale quasi alternativo al supermercato nel percepito comune. Oppure pensate anche alla nascita in questi anni di tutte quelle catene specializzate nella cura della persona, no? Ci sono Acqua e Sapone, esatto, tutte queste catene che sono nate e hanno avuto un forte incremento di vendita in questi anni. Perché il consumatore, quindi, primo punto, non sceglie più un solo punto vendita, magari al quale è legato storicamente, vuoi per vicinanza, vuoi per affezione alla catena, ma sceglie di fare la sua spesa suddividendosi su più canali. Ovviamente un maggior acquisto di private label. Tutti quanti sapete cosa sono le private label? Sì. Beh, private label sono i prodotti a marchio distributore, ok? La pasta Coop, la cola della Coop e così via. Ovviamente i prodotti di marca hanno dovuto scontrarsi con prodotti equivalenti, quantomeno nella proposizione da parte del distributore, marchiati appunto con l'insegna del distributore. Anche questo è un dato ovviamente scontato, ma è un dato di fatto: maggiore acquisto in promozione. Le promozioni, come anticipava anche Ivo prima, sono diventate ormai una spirale dalla quale è difficile in questo momento trovare, come dire, il bandolo dalla matassa, perché le strategie di prezzo sono state molto influenzate da quello che è la campagna promozionale che viene proposta da tutti i distributori e da tutte le aziende, per cui un acquisto a prezzo pieno in questo momento nel carrello della spesa è difficile trovarlo. Anche in questo caso l'ultima campagna di Coop sui 2000 prodotti l'avete vista? Okay? C'è un carrello della spesa venduto sempre a un prezzo calmierato, oppure Conad lo fece anche già l'anno scorso con i prodotti a marchio private label. Ultimo punto del trade down del consumatore, dei consumi, è una minore presenza di articoli non food nel carrello. Chiaramente nel momento in cui gli italiani si ritrovano con meno soldi in tasca, quello che si va a limare spesso è la spesa che non riguarda i consumi alimentari, diciamo, primari. Ok, torniamo un attimo indietro a quanto accennava sempre Ivo prima. Guardiamo un attimo l'evoluzione, diciamo, degli ultimi 20 anni di quello che è stato il paniere degli acquisti degli italiani. Nel 91 avevamo una forte componente di questo 100% di beni di largo consumo, ok? Per cui la spesa classica, diciamo, i prodotti spesso di marca, rappresentati anche dall'industria di 100 marca. Quasi il 39%, un 33% di spese obbligate, ovvero tutte quelle spese dalle quali non si può prescindere, ok? Le bollette, i trasporti, gli affitti, comunque tutte quei costi che per le famiglie rappresentano una necessità, ok? In quota minore tutti gli altri consumi, le vacanze, i telefoni, piuttosto che c'erano anche i giochi, le lotterie, anche tipologie di consumi che 20 anni fa semplicemente non esistevano. Nel 2002 abbiamo avuto un aumento molto significativo di queste tipologie di consumi. Perché? Perché si sono creati i cellulari, banalmente. È stata una delle grandi novità degli anni 2000 per gli italiani. Si investe molto di più in vacanze, si investe molto di più in spettacoli, si investe molto di più in tutte quelle tipologie di servizi essenzialmente, che determinano anche il grado di evoluzione di una società, ok? Questo però che cosa ha comportato? Beh, ha comportato chiaramente una riduzione nel paniere di quelli che sono i beni di largo consumo, che perdono un buon 12 punti. Piano piano aumentano anche le spese obbligate, per cui tutti quei servizi di cui non si può fare a meno, a fronte di un aumento di spese legate a servizi, appunto, diciamo, culturali o comunque di evoluzione sociale, aumentano anche le spese obbligate. Però arriviamo al 2011, per cui poco fa,
che cosa vediamo? Vediamo un'ulteriore diminuzione di quelli che sono i beni di largo consumo e un aumento sempre più forte di quelle che sono le spese obbligate, a parità di altri consumi. Ora, questo cosa significa? Significa che ormai il 43% delle spese degli italiani vanno in qualcosa che non può essere tagliato. Io posso decidere di acquistare prodotti in promozione, posso decidere di risparmiare sulla spesa, posso decidere di viaggiare meno, non posso decidere di non pagare la bolletta del gas, non posso decidere di non pagare l'affitto, ok? Vediamo un ulteriore approfondimento. Questa è la crescita dei prezzi negli ultimi 10 anni del largo consumo, okay, che ha aumentato i prezzi del 18%, tasso di inflazione 29, per cui quasi 10 punti sotto, ok? Questo perché? Perché ci si può permettere di fare le promozioni, di avere molta concorrenza, di limare e di andare a cercare di tutelare il potere d'acquisto del consumatore, soprattutto in anni di crisi. Vediamo un attimo quali sono stati gli aumenti invece di alcune spese obbligate. 73% dei carburanti, 50% dei trasporti, 60% delle case e delle utenze. Ora, unendo questo a quello, vi rendete conto che chiaramente non solo una buona parte del paniere degli italiani va in spese obbligate, ma in più a prezzi superiori. Questo perché? Perché più delle volte le spese obbligate ai servizi non sono sottoposte a concorrenza. Questo grafico ne è abbastanza un'evidenza, perché se vedete, queste sono tutte una serie di servizi riportati nel pezzo grigio del grafico. L'unico che ha beneficiato di una diminuzione delle tariffe è quello dei servizi telefonici, dove pur in una situazione di quasi oligopolio la concorrenza però è molto forte. Se pensate all'aggressività delle campagne degli operatori telefonici per strappare un cliente uno dall'altro, vi rendete conto di quanto sia significativo l'intervento della concorrenza in questo settore. In altri settori dove la concorrenza è minore, i prezzi tendono a aumentare. Questo per dire cosa? Che largo consumo è sicuramente uno dei settori più concorrenziali che ci siano, perché c'è innanzitutto una concorrenza tra produttori, ma c'è anche una concorrenza tra distributori. Chiaramente chi produce bevande ha un concorrente o più concorrenti, ma non solo. Queste bevande le deve posizionare su alcuni scaffali di alcuni distributori che a loro volta hanno ulteriori concorrenti. Okay? Quindi questo duplice livello di concorrenza porta spesso a tenere i prezzi calmierati per tutelare il potere d'acquisto del consumatore. Ora vediamo un po' i dati di sell-out. I formati, questo è aggiornato a settembre 2014, non abbiamo ancora gli ultimi dati, sono abbastanza in crisi tutti, anche il discount, okay, che ci si aspettava come il grande performer di questi anni di crisi. In realtà in Italia non ha avuto un'esplosione di vendite come formato. I nomi delle insegne, tutte queste linee corrispondono a catene distributive, okay? Per cui qui dentro trovate Coop, Conad, Esselunga, Auchan, Carrefour e così via. I nomi non ci sono, ma come vedete ben pochi hanno un andamento positivo. Ecco, questo è un altro punto che ci preme sempre sottolineare, parlando di promozioni, per far capire un po' qual è l'entità della pressione promozionale in Italia. Vi riportiamo quelli che sono i dati. Allora, grandi marche, per cui i prodotti, diciamo, delle aziende associate a Centromarche, i più famosi in un carrello della spesa, il 34,5% di questi prodotti viene venduto in promozione, ovvero con un taglio prezzo, con 3x2, con n.000 modalità che possono essere scelte dall'azienda e dal distributore per promuovere il prodotto. Il totale del grocery, quindi grandi marche, private label e tutto il resto, è il 29%, per cui le grandi marche hanno 5 punti percentuali in più di promozione. Il dato ancora più interessante però è quello delle private label, per cui i
prodotti a marchio del distributore, pur beneficiando di un vantaggio, diciamo, oggettivo, nel senso che essendo sugli scaffali di chi li ha prodotti, c'è già un vantaggio competitivo. Non solo, il 22%, per cui più di uno su 5, vengono venduti con un taglio prezzo, appunto un'operazione di promozione. Vediamo un po' qual è l'entità di queste private label all'interno delle insegne distributive. Qui i nomi li abbiamo fatti perché sono dati pubblici. Coop, che è il leader di mercato, ha il 29,3% dei prodotti marchiati con il suo logo, per cui in un supermercato, il supermercato Coop, mediamente si trovano un prodotto su tre a loro marchio, per cui si è ridotta, okay, lo spazio a disposizione anche delle grandi marche. Conad segue, Esselunga con un 20%, e giù a scendere a seconda delle strategie che l'insegna ha deciso di mettere in atto proprio in termini di private label. Ovviamente vi lasciamo immaginare cosa significa battagliare per entrare in quello che è la restante percentuale, okay? Se un prodotto su tre in Coop è a marchio Coop, significa che gli altri due devono essere ben combattuti. Vediamo un po' di quote di mercato, sono nei tempi, finisco, ok. Vediamo un po' di quote di mercato, ultimi due anni, diciamo, di crisi. La quota dei prodotti di marca perde di un solo punto, per cui questo è un elemento che ci piace sempre ricordare. Gli italiani sono rimasti fedeli ai consumi di marca, ok? Oppure con un guadagno delle private label, che guadagnano quel punto perso dalle grandi marche, gli italiani però rimangono un popolo affezionato ai consumi di marca. Questo per mille motivi, soprattutto legati anche al food, la qualità del made in Italy italiano garantito dalle marche italiane spesso è vincente in questa evoluzione. Solo una precisazione: questi, che sono i prodotti di fascia di prezzo più bassa, okay, che si possono trovare nell'arco consumo, rimangono stabili in una situazione in cui ci sono sempre meno soldi, in cui vengono sempre più attirati in spese obbligate, tutto quello che ci siamo detti prima. Comunque gli italiani scelgono di investire principalmente sulla marca, in parte sulle private label, ma non svendendo la qualità. All'interno di quel segmento delle private label vediamo come sono cresciute le diverse tipologie di private label, perché c'è stato un grandissimo lavoro da parte dei distributori nel differenziare la proposta commerciale legata alle private label. Il grosso rimane il prodotto corrispettivo del leader di mercato. Chi cresce molto bene è quello, il segmento premium o il bio delle private label. Pensate a tutte le produzioni locali di, ad esempio, Conad, piuttosto che altri prodotti premium di altre catene distributive. Quella è stata un'operazione di segmentazione del mercato delle private label sicuramente vincente per i distributori. Anche in questo caso le private label primi prezzi rimangono stabili, per cui il consumatore è disposto a investire sulle private label, ma con una logica che è sempre stata quella dei prodotti di marca, per cui il mio target, segmento il prodotto, differenzio i prezzi e vado a utilizzare tutte queste strategie. Chiudiamo con la nostra chart preferita come industria di marca. Questa è la quota delle private label nei principali paesi europei. Abbiamo UK, la Gran Bretagna storicamente è un po' la patria delle private label, dove in questi anni anche di crisi la quota ha tenuto. La Spagna, dove si è verificato quello che molti prospettavano anche in Italia, ovvero riduzione del potere d'acquisto, meno soldi in tasca, tutti si butteranno sulle private label. Non è successo così violentemente come è successo in Spagna, dove, guardate, proprio dagli anni della crisi abbiamo avuto un incremento percentuale di vendite del 10%, che è una bella botta, insomma. Ecco, quello che ci preme sottolineare, oltre al fatto che l'Italia rimane un paese legato
alle Marche, come abbiamo visto prima, è anche che c'è una quota oltre la quale il conto economico del distributore inizia ad avere dei problemi. È difficile che si riesca a superare il 40% o giù di lì all'interno dell'assortimento dei distributori, proprio perché il fatto di essere produttori e distributori ha dei costi, ovviamente, che vengono condivisi con le aziende, però è difficile che possa essere superato. Io con questo ho concluso, spero di avervi dato un quadro un po' in cui ci stiamo muovendo come aziende. Grazie Paolo. Un po' di numeri che ci hanno permesso di dare delle dimensioni alle cose. Io mi sono segnato delle parole chiave che penso sia importante che voi segnate da qualche parte, perché possono essere spunti interessanti di approfondimento per tesi, eccetera, eccetera. La prima cosa che ci ha fatto vedere, una delle cose che mi ha fatto vedere Paolo, è lo spostamento del posizionamento del discount, dell'hard discount. Quando nei primi anni 90 io facevo ancora giornalista e andavo a caccia di discount che arrivavano, era arrivato appena Lidl, nasceva Eurospin, la distribuzione organizzata, come si ricorda anche il professor Cristini, si stava trasformando le superette in hard discount o in qualcosa di simile. Nessuno si aspettava che Lidl sarebbe trovato a diventare il più grande investitore, uno dei più grandi investitori pubblicitari del settore della distribuzione moderna, o che Eurospin, una ricerca che ho letto ieri, sia in termini di gradimento da parte del consumatore la seconda insegna dopo il servizio, a quanto pare. Sono delle cose che hanno terremotato in un sistema economico che si è globalizzato, che ha terremotato da tantissimi eventi, anche questo micromondo. Quindi trasformazione hard discount in soft, e adesso diventa supermercato, e probabilmente questa distinzione che noi facciamo, la casalinga di Voghera o la signora Maria non sanno neanche quale sia, per loro sono la stessa cosa. Poi magari Luigi su questo, sul brand insegna, potrà dirci qualcosa. Secondo tema, private label. Allora, quota di mercato private label in Italia bassa, più bassa d'Europa, come avete visto, grande fedeltà alla marca. Sicuramente i distributori hanno approfittato, hanno cercato il più possibile in una situazione di perdita di potere d'acquisto di massacrare la marca. La marca come ha reagito? Forte promozionalità. L'anno scorso pressione promozionale molto forte, ma non soltanto in Italia, anche a livello europeo. Il risultato, la private label si è subito ridimensionata. Questo vuol dire che la fedeltà alla marca, l'attenzione per la marca da noi rimane importante. Attenzione, non si è marca per sempre, come ci dirà tra poco Morici, bisogna continuare a investire, innovare, eccetera, eccetera, perché il rischio di commoditizzazione delle nostre categorie, di banalizzazione è molto forte. Soprattutto, se come ha fatto vedere Paolo, con gli investimenti pubblicitari a monte del punto vendita si molla il colpo. Televisione fondamentale per tenere quota, assolutamente, in un mercato che non sta crescendo. L'altro tema interessante che vi invito a sottolineare è il tema liberalizzazione. Avete visto come ci sono consumi obbligati di settori protetti dalla concorrenza che sottraggono dal portafoglio delle vostre famiglie, della mia, di tutti, delle risorse in una situazione di mercato che non è di competizione ma di protezionismo. Questa cosa è un tema che noi sottolineiamo l'attenzione dei governi da almeno 15 anni, il professor Ravazzoni mi è testimone di questo, perché proprio siamo stati tra i primi in Italia a parlarne. Altro tema, problema del potere d'acquisto. In questo momento a livello europeo l'indicazione che viene data è quella di tassare molto fortemente le case e tassare i consumi riducendo la pressione fiscale sui redditi. In Italia sta succedendo che si è ridotta un pochino la pressione fiscale a livello centrale, tagliando soprattutto gli investimenti sugli enti locali, i trasferimenti. Il risultato è stata una crescita della pressione fiscale locale, quindi di fatto il potere d'acquisto è uscito appesantito. In una situazione in cui si parla, come vi dicevo, di aumento comunque dell'imposta sul valore aggiunto, che porterebbe le aliquote del 10 e del 22% nell'arco di 3 anni al 13 e al 25,5%. Quindi una mina vera e propria apposta sulla ripresa dei consumi. Deboli segnali sono stati registrati nel mese di gennaio di quest'anno, se però non vengono coltivati con una politica fiscale e una politica industriale adeguata, rischiamo di non intercettare questo tipo di ripresa. Promozioni, tema fondamentale, importante, le abbiamo usate tantissimo per tenere sui volumi. Il problema noi facciamo nell'agroconsumo business che si basano sulla rotazione di prodotti a scaffale, gli stabilimenti devono sempre girare a pieno regime, tenere sul volume era importante, però adesso facendo i conti e guardando i conti economici, la marginalità
ce la siamo fumata in parte, e gli stipendi non si pagano con i fatturati, come mi insegnate anche voi, ma si pagano con le marginalità. Quindi bisogna fare marginalità per pagare gli stipendi, per fare innovazione, per fare ricerca, per fare delle belle attività di marketing, eccetera, eccetera. E soprattutto per lavorare tantissimo a monte del punto di vendita. È una cosa su cui la marca deve assolutamente costruire fidelizzazione. In positivo vi dico che però nel 2014 noi abbiamo fatto da aziende centromarca, cioè 200 gruppi diciamo più importanti nelle diverse categorie, un più 5% in un mercato che è stato sostanzialmente stabile. Quindi abbiamo avuto un ruolo importante sia nel sostegno ai media in generale e in particolare della televisione che abbiamo usato per tenere quota, ma in generale per il mercato pubblicitario. Questa è la sintesi, passerei la parola per l'introduzione successiva a il nostro amico professor Giulio Cristina. Ma una delle cose più belle che capitano a chi fa il nostro mestiere è presentare una persona che si stima, che si vuol bene, no? Un amico. E questo amico è Giuseppe Morici. E quindi, come dire, lo presento con affetto, perché una parola che lui so riprenderà, ma è giusto anticiparla forse, su cui si basa tutta questa cosa che di cui stiamo parlando, è la parola emozione. Se non c'è l'emozione non si innesca nessun meccanismo, no? Di tipo affettivo. E quindi tutta quella costruzione che adesso chiamiamo marca, perché siamo un corso di marketing, che poi si chiameranno in altri modi, con altre declinazioni, quando saremo in azienda, saremo nella società civile, è quell'alchimia fantastica che è l'emozione. Allora, per quello che sono emozionato, nel senso che la presentazione di Giuseppe, che adesso è direttore generale Marina, ma è stato per tanti anni il direttore centrale del marketing del gruppo, è la persona, no, che, come dire, si è cimentata in questa grande, no, in questa grande azione di creazione di valore. Reale, vero, perché se non si innesca quel meccanismo non c'è prezzo che tenga, non c'è pubblicità che tenga, non c'è nulla se non c'è quell'esercizio. E mi fa molto piacere presentare Giuseppe, anche perché ovviamente Giuseppe è uno dei massimi dirigenti di Barilla, Barilla che rappresenta, non lo dico perché sono a parte, lo dicevo anche quando ero da altre parti, una delle grandi scuole, uno dei grandi luoghi dove si studia, dove si impara, dove si crea il valore. Ricordiamolo sempre, adesso noi abbiamo la fortuna, voi avete la fortuna di essere a Parma, e a Parma c'è una grandissima azienda che su questo lavora da, direi, 30 anni, 40 anni, cioè da tantissimi anni. Quindi c'è un filo conduttore continuo sul tema, no, anche e specialmente dell'emozione. Sentite un po' la presentazione. Ma hai rovinato tutto il passaggio sull'emozione. Scherzo. Buongiorno, buongiorno. Grazie infinite all'Università di Parma, Centro Marca. Per questa bellissima opportunità che mi si dà. La buona notizia che ho per voi è che così non vedo le facce. La buona notizia che ho per voi è che sono influenzato e terribilmente ipocondriaco, quindi penso di essere sull'orlo della fine dei miei giorni, e quindi, come tutti gli uomini quando hanno 37,7 si mettono a letto sotto le coperte. Io ieri pomeriggio ero sotto le coperte, quindi potete contare sul fatto che la mia voce, che a me piace molto sentirla, a un certo punto mi finirà, e quindi potremo passare alla sessione di domande e risposte. Grazie infinite di essere anche a voi studenti, di essere qua così numerosi. L'introduzione che è stata fatta sia da parte di Centromarca che da parte del professor Cristina è molto, come dire, ha alzato molto le aspettative, spero di riuscire a
a soddisfarle. Se a un certo punto mi vedete che mi siedo sulla sedia e parlo da seduto, perché non ce la faccio a stare in piedi. Dunque, perché perché abbiamo parlato di marketing, anche Guido, Cristina ha parlato di marketing, parlando di etica, che è una parola molto difficile, che io, nonostante l'editore l'ha messa nel sottotitolo, ho sempre una certa, come dire, prudenza nell'usarla. E perché di marketing insieme alla parola emozione, e perché tutto questo all'interno di un contesto analitico che è stato presentato da Centromarca, di un certo affanno del marketing nel largo consumo, cioè del marketing nel luogo dove il marketing è nato, no? Perché il marketing, il brand management per come lo conosciamo noi oggi, nasce sulle saponette, nasce sui detersivi, nasce sul largo consumo. Perché? Perché forse bisogna un po' ripensare quando le cose vanno, c'è una certa deriva per tanti anni, e quel grafico terrificante dell'incidenza del largo consumo sul totale spesa, che è sceso di 14 punti in 10 anni, dice che i soldi non sono diminuiti perché è aumentato il totale, però è diminuita drammaticamente la quota di mente, cioè la quota di cuore, no? Mentre i vostri genitori alla vostra età o quando erano un po' più grandi di voi si relazionavano con le marche del largo consumo con un grande portato emotivo pari al 7% del loro cuore, oggi voi, giustamente, dico io purtroppo, vi relazionate a tante altre marche, la prima delle quali è Apple o altre tipo Apple, e quelle del largo consumo, certo avete a che fare con quelle, ma hanno una quota di cuore più bassa, è ovvio, c'è molta più offerta di prodotti di marche, e quindi quelli tradizionali, il vostro rapporto emotivo, quando avrete 35-40 anni, il vostro rapporto emotivo con Dash, con tutto il rispetto per Dash, sarà un po' meno forte del rapporto emotivo che vostra nonna aveva negli anni 50 con Dash, negli anni 60 con Dash. Questo è il nostro problema di tutti i giorni. In più c'è il problema che la nostra reputazione di persone che fanno marketing non è che sia proprio così brillante. Da qui il titolo di questo libretto che io ho scritto, Fare marketing rimanendo brave persone. Perché non è perché la nostra reputazione non è in grande spolvero? Beh, allora, voi andate su Google Images, che è la nuova enciclopedia del XXI secolo, fate la ricerca delle immagini associate alla parola marketing e vedrete che nella migliore delle ipotesi venite identificati con delle calamite che attraggono tutto quello che è metallico, nella peggiore delle ipotesi venite identificati con l'American Sniper che deve uccidere il proprio target, il proprio bersaglio, con un fucile appostato su una torretta, che non è esattamente la migliore definizione di marketing relazionale e di mercati come conversazione. No? Se guardate sui mass media, sui giornali, che sono quelli, giornali, televisioni, telegiornali, che sono quelli che creano il linguaggio quotidiano, quindi creano la cultura di massa diffusa di una popolazione, questa è molto italiana, questa introduzione, perché in altri paesi d'Europa e del mondo non è esattamente così, però in Italia sicuramente la parola o l'espressione operazione di marketing è associata a quanto di peggio esista nel mondo. Se uno è superficiale, non sa quello di cui parla, non c'è nulla dietro le sue parole, è un po' manipolatore, è inganna, se uno sostanzialmente è un ciarlatano, sta facendo del marketing nel linguaggio quotidiano nel nostro paese. Quindi voi che studiate marketing e vi apprestate ad entrare in questa professione, sappiate che nel biglietto da visita c'è scritta una parola associata molto frequentemente a Renzi. L'accusa peggiore che si fa oggi a Matteo Renzi, a prescindere da come la pensiate, è fa solo del marketing. Ma perché il marketing è arrivato a questo punto? Perché l'architettura? Perché l'architettura non è identificata con queste cose qua? Queste cose qua sono troppo grandi per essere state fatte dai geometri. Le hanno fatte gli architetti. Però quando uno guarda queste cose qua, non dice è un'operazione di architettura. Gli architetti sono stati degli operatori di marketing più bravi di noi nel identificare una parola ecomostro per distinguere nobile professione queste
mostruosità, no? Quindi questa non è architettura, questi sono gli ecomostri, no? E perché i giornalisti, questo non è definito un'operazione di sanità, di medicina, scusate. Perché anche qui i medici che non fanno marketing sono stati più bravi di noi, marketari o marketeers, nel coniare anche loro un bel termine che è mala sanità per distinguere dalla medicina con la M maiuscola queste robe qua, il Santa Rita, no? E allo stesso modo i giornalisti. Perché questo qua non è un'operazione di giornalismo? Hanno anche loro coniato l'espressione inglese del tabloid journalism per distinguere da giornalismo serio queste operazioni qua. Quindi le grandi professioni sono state più brave di noi del marketing nel creare una reputazione per la propria attività che distinguesse da sé le degenerazioni. Marketing invece è sempre, spesso, molto spesso, ma guardate anche in azienda purtroppo, devo aggiungere, identificato con quelli che insomma in sostanza viaggiano un po' sulla superficie delle cose, no? Ci sono gli ingegneri che ci capiscono e poi c'è quelli del marketing che insomma fanno un po', mettono un po' di colori sui pacchi. Perché in sostanza quando uno dice architettura pensa a Renzo Piano, quando uno dice medicina pensa a Rita Levi Montalcini, quando dice giornalismo in Italia tutti pensano a Indro Montanelli e quando dici marketing viene in mente il peggio del mondo? E da dove possiamo ricominciare per cercare di rifondare una nobiltà a un mestiere che l'ha persa abbastanza? E quel grafico terrificante di Centromarca che riduce la quota di cuore delle persone è un po', va di pari passo un po' con la riduzione di una certa attrattività anche, guardate, anche del mercato del lavoro, anche della professione di marketing. L'attrattività che il marketing di largo consumo aveva 20 anni fa rispetto all'attrattività che oggi era molto più alta, molto più bassa oggi. Da dove possiamo ripartire? Ecco, qui il professor Cristini ha già preannunciato la risposta a una delle tre risposte che darò a questa domanda per riempire questo quadrato blu col punto interrogativo bianco, ma entro il buco con un filmato. So where does the power come from to see the race to its end? From within. I believe God made me for a purpose. But he also made me fast. And when I run, I feel his pleasure.
Pronto? La prima volta che ho fatto vedere questo filmato in un'università mi hanno fatto notare che alla vostra età nessuno conosce questo film. Quanti l'hanno visto? È il record. Questo è il record negativo. No, parlavo dei under 30. Che si rispetti, l'ho visto. Però io l'ho mantenuto questo filmato perché almeno è un suggerimento per gli acquisti, un suggerimento per le visioni. Momenti di Gloria è un film che dovete vedere, e la parola è che c'entra Momenti di Gloria con la risposta alla domanda come rifondare il marketing, molto poco, però diciamo che c'è una parola che c'entra, che è narrazione. Allora, il professor Cristini prima ha parlato di scusate, ha parlato di emozione, che è una parola che fa rima sia foneticamente che concettualmente con la parola narrazione. Perché io parto dal termine narrazione per dare una delle tre risposte che darò alla rifondazione del marketing? Perché il marketing nasce intorno alla marca, e la marca nasce intorno a un grande racconto. E se noi perdiamo di vista, come troppo spesso abbiamo perso di vista e perdiamo quotidianamente di vista, questo concetto fondamentale, tutto si diluisce. E la pressione promozionale sale, i prezzi scendono, la concorrenza mangia i budget pubblicitari. Le marche sono delle promesse di futuro. Le marche sono, come dice Francesco Alberoni, dei manifesti politici. Le marche sono dei partiti a cui si aderisce per voglia di far parte di un racconto, per voglia di far parte di un mondo possibile futuro. Il mondo di Mulino Bianco, visto che siamo a Parma, è un mondo possibile futuro, diverso da quello di oggi. Nasce infatti negli anni 70, dopo la crisi, nel pieno della crisi economica e sociale degli anni 70, le grandi città, la crisi petrolifera, la crisi dei modelli sociali. Quando i mulini erano bianchi, i biscotti sapevano di burro, zucchero e latte. E io penso a quando da piccolo, io negli anni 70, penso quando da piccolo andavo in vacanza in montagna da mia nonna e faceva il ciambellone. È un mondo che c'era e che è possibile, è un futuro, è una promessa. Apple, che non c'entra niente con Mulino Bianco ovviamente, è una promessa di un mondo. Nel 1984 Apple rompe gli schemi della tecnologia e offre una promessa a una certa fetta di pubblico della tecnologia, una promessa di un mondo possibile diverso, in cui il computer sta su un tavolo, è piccolo, è bello, vedo quello che digito, è mio, non è un mainframe grande con una stanza che solamente dei preparatissimi ingegneri possono. Da qui il primo filmato di Macintosh 1984, tratto dal libro di Orwell, La lanciatrice del peso, rompe la profezia di 1984. È la promessa di un mondo possibile. Quindi, se noi non ripartiamo dal fatto che le marche sono dei racconti, e che i racconti creano emozione, e che l'emozione crea affiliazione, fedeltà di marca, noi non partiamo dal fondamentale del marketing. Allora, perché Momenti di Gloria? Momenti di Gloria è un grande racconto che seriamente vi invito a guardare, di questo gruppo di ragazzi inglesi affascinanti, ciascuno per motivi diversi, che va a Parigi alle Olimpiadi del 1924 e hanno tutta una serie di storie, tra cui questo ragazzo che vince 100 metri, che non poteva correre in quanto non voleva correre perché era molto religioso e la corsa veniva di domenica, poi alla fine corre e dice, parlando alla sorella, che era ancora più religiosa di lui: io sono molto religioso, però sento che quando corro Dio è felice, no? E c'è tutto questo enorme racconto. Perché Momenti di Gloria? Perché una pubblicità, una marca di detersivi, di pile e di dentifrici può prendere questo racconto e farlo proprio, costruendo sì un'operazione di marketing. Adesso vediamo. Thank you.
volte, ma non è che le cose vecchie non è più riguardarle, perché anzi sono spesso le cose vecchie che ci ricordano come si devono fare le cose. C'è una vecchia leggenda su Achille, sull'eroe Achille, che dice che a un certo punto gli dèi, per punirlo, la cosa peggiore che gli possono fare per punirlo è quella di fargli vivere la vita di un normale mortale, no? Allora, il mestiere del marketing, del largo consumo, è questo, è prendere un gesto apparentemente insignificante della vita di chiunque, come quello di stendere i panni, gli indumenti sportivi del proprio figlio la sera, e trasformarli, attraverso quello che tecnicamente si chiama un insight, trasformarli in una metafora dell'amore, in una metafora del prendersi cura, trasformarli nel senso della vita. Ecco, il racconto che sta al centro della marca è l'unica cosa che solo il marketing può fare in azienda. Vedete, quando voi entrerete in azienda e farete marketing, chi di voi farà marketing in un'azienda di largo consumo, sarete tirati da tutte le parti, prenderete parte a tutti i meeting possibili e immaginabili. C'è un problema di vendite di breve termine, il marketing è presente. C'è un problema di long term planning, il marketing è presente. C'è un problema di qualità del prodotto, il marketing c'è. C'è un problema di profittabilità, c'è il marketing. Quindi il rischio è che, siccome voi siete in tutti i meeting, tutti fanno un po' di marketing e non si capisce che fate voi. In questi casi bisogna sempre stare attenti a ricordarsi qual è la cosa che potete fare solo voi. E la cosa che può fare solo un marketing, solo il marketing in azienda, è questa: creare un racconto di marca. Il finance non lo può fare, le HR non lo può fare, le vendite, con tutto il rispetto delle vendite, non lo possono fare. Le vendite possono eseguire un racconto di marca nel punto vendita, che è un'altra storia. Il marketing crea la ragione pre-punto vendita, come diceva il collega Centromarca. Prima di entrare nel punto vendita devo avere in testa un racconto di marca che mi fa passare davanti a tutte le altre marche e prendere quello senza pensarci. Questo è il mestiere del marketing. Poi è ovvio che c'è il marketing operativo, ci sono le 4P, le 7P, il marketing plan, il media plan, il promotion plan, però se perdiamo di vista il fatto che la gente compra le marche perché vuole associare la propria identità a un grande racconto di marca, è come se uno comincia a costruire una casa dal settimo piano, dal tetto e non dalle fondamenta. La seconda parola che io voglio mettere dentro quel box azzurro col punto interrogativo bianco dentro ha a che fare anche questa con un paio di filmati che vediamo insieme. Una poesia diventa una questione relativamente semplice. Se segniamo la perfezione di una poesia sull'asse orizzontale di un grafico... Professor Chiti! Si sieda, signore! A firmare! La prego, deve credermi, è vero! Certo che ti credo! Se ne vada, professore! Ma non è stata colpa sua! Si sieda, signor Anderson! Un'altra intemperanza sua o di chiunque altro e lei sarà espulso dalla scuola! Se ne vada, professore! Ho detto se ne vada, Chiti! Tutti! Mi avete capito?
c'entra l'attimo fuggente con il marketing e con la risposta a quella domanda da dove ripartire? C'entra perché il professor Giddens, a parte il fatto divertente che dopo aver scelto questo filmato mi sono accorto che all'inizio il preside sta facendo una segmentazione di mercato, no? Con due assi, e cerca di segmentare la bellezza della poesia su due dimensioni quantitative, che mi fa gioco perché io mi scaglio sempre, inimicandomi tutti i professori che poi mi invitano nelle università, mi scaglio contro l'iperquantitativismo del marketing e contro le segmentazioni che pure bisogna fare, che faccio tutti i giorni, che faccio da 20 anni, quindi bisogna essere bilanciati. Però così come il professor il preside cercava di ingabbiare, no, la poesia dentro dei fogli Excel ante litteram, noi dobbiamo ricordarci che la seconda parola su cui si fonda il marketing è la parola identità. Alla fine il professor Giddens cosa insegnava ai suoi studenti? Insegnava a cercare e a sviluppare una propria identità, a salire sul banco e a guardare il mondo da una prospettiva diversa, da una propria prospettiva, no? Allora il paragone è un po' tirato, però a me diciamo che ci sono dei metamessaggi anche nello scegliere certi film e nello scegliere dei film, cioè il marketing ha a che fare col cinema, e questo è un altro metamessaggio della mia chiacchierata con voi oggi. Il marketing deve forgiare delle identità profonde per le proprie marche che stacchino dalle altre. Alla fine voi quante marche avete in tasca? Nello zaino, in motorino? 10, 8, 7, 5, cioè sono poche le marche che voi veramente tenete nel cuore, no? Che oggi metteremo nella pagina, nei like di Facebook. Sono molto poche. Ecco perché sono poche? Perché sono poche quelle marche che hanno un'identità forte, distintiva, marcata, verrebbe quasi da dire, con un gioco di parole. Allora, se il marketing ha a che fare con la creazione, lo sviluppo di identità profonde, oltre che con l'architettare un grande racconto, questa sì che è un'operazione di marketing. And on the eighth day, God went down on his planned paradise and said, I need a caretaker. So God made a farmer. God said, I need somebody willing to get up before dawn, milk cows, work all day in the fields, milk cows again, eat supper, then go to town and stay past midnight at a meeting of the school board. So God made a farmer. God said, I need somebody willing to sit up all night with a newborn colt and watch it die and dry his eyes and say, maybe next year. I need somebody who can shape an axe handle from a persimmon sprout, shoe a horse with a hunk of car tire, who can make harness out of hay, wire, feed sacks, and shoe scraps. Who planting time and harvest season will finish his 40-hour week by Tuesday noon and then pain him from tractor back, put in another 72 hours. So God made a farmer. God said, I need somebody strong enough to clear trees and heave bales, yet gentle enough to yean lambs and wean pigs and tend the pink combed pullets, who will stop his mower for an hour to splint the broken leg of a meadowlark. So God made a farmer. It had to be somebody who'd plow deep and straight and not cut corners. Somebody to seed, weed, feed, breed, and rake, and disc, and plow, and plant, and tie the fleece, and strain the milk. Somebody who'd bale a family together with the soft, strong bonds of sharing. Who would laugh, and then sigh, and then reply with smiling eyes when his son says that he wants to spend his life doing what Dad does. So God made a farmer. Questo è uno spot di qualche anno fa di questo modello della Chrysler, in cui prendono i creativi pubblicitari hanno preso un discorso vero del 1963 del presidente della Federazione Nazionale Agricoltori Americana, che è questo discorso incomprensibile che potete guardare su YouTube il testo. Assumono 10 tra i migliori fotografi americani e li mandano in giro per il paese a fotografare il mestiere dell'agricoltore. Metti insieme delle fotografie bellissime, un discorso potentissimo e fai un'opera d'arte.
forgi l'identità di un modello di automobile o di una marca, quasi potremmo dire, a tal punto che se siete un agricoltore americano, quale altra macchina volete comprare dopo aver visto questo spot? E se non siete un agricoltore, correte a comprarvi 100.000 acre di terra per potervela comprare. Cioè, là, oltre che il grande racconto, no? la promessa di un mondo possibile, ci deve essere anche il timbro sul racconto, che è la marca, proprio l'identità della marca. Dicono che la parola brand derivi da una parola delle lingue del nord, che è brandr, che sostanzialmente vuol dire mettere il marchio al bestiame, no? Perché? Perché il brand, no, dà quella garanzia, associa il bestiame a una certa fattoria e quindi garantisce anche la qualità, no? Parlavamo all'inizio di fiducia. Quindi racconti, identità, la terza parola è capitale simbolico. Ivo Ferrario all'inizio parlava di loghi, ci sono più loghi che marche, è vero, certamente. Il logo, il simbolo, è una componente essenziale del nostro lavoro. Io nel libro faccio un parallelo un po' tirato tra i miniaturisti del Medioevo e il marketing, perché se voi pensate al logo di Mulino Bianco, per tornare in casa, e alla precisione dei tratti, al dettaglio che c'è dentro il bollo per descrivere il mulino, la casetta dietro il mulino, gli alberi e poi tutti i festoni, il festone, tutti i fiori intorno, è un logo che, come quello della Unilever, che è composto da tutti i singoli elementi che richiamano le categorie di prodotto in cui la Unilever compete, ha molto a che fare con quello che facevano i miniaturisti nei conventi europei nel Medioevo. Cioè è un lavoro di grande cesellatura, di grande pazienza per tradurre un grande racconto, una grande identità in 2 cm², che sotto il neon della Coop io trovo poi a scaffale. Ecco, quale di questi due simboli ha mosso più i comportamenti di miliardi di persone al mondo? Non sto dicendo, non sono totalmente scemo da dire quale di questi due simboli è più importante per la storia del mondo, ma quale di questi due ha cambiato più comportamenti nella storia del mondo? Sicuramente quello della Apple, no? Quindi chi fa marketing ha una grande responsabilità anche, perché noi creiamo dei simboli, dei segni, no? Che poi stanno sulle giacche, sui motorini, sugli zaini e nel cuore di tanti miliardi di persone. Ecco, per questo chi fa marketing, e questo è un altro mio chiodo fisso che dico sempre nonostante parlo nelle facoltà di economia, chi fa marketing non può essere solo una persona di economia. Il marketing non è una scienza solamente, ammesso che sia una scienza, una disciplina solamente economica, è una disciplina umana. Il marketing ha a che fare con la semiotica, ha a che fare con l'antropologia, il pane. Io facevo marketing del pane, il pane sta in tutti i testi sacri delle grandi religioni. Non puoi fare marketing del pane senza capire qual è il rapporto antropologico tra il pane e le persone, e l'essere umano. Non puoi fare marketing delle merendine senza capire qual è il rapporto oggi che c'è tra una mamma e un figlio, che non ha nulla a che fare con il rapporto che c'era tra mia madre e mio figlio e me negli anni 60-70. Quindi semiotica, antropologia, sociologia, psicologia, noi siamo quelli che fanno cambiare, che vogliono far cambiare percezioni e comportamenti. C'è una scienza che studia questo, si chiama psicologia. L'economia, certo che l'elasticità della domanda al prezzo è importante, però insomma diciamo che per capirla non ci vogliono 6 mesi, capiamo che c'è una necessità della domanda offerta, però occupiamoci anche di altro, perché ripeto, domandatevi sempre la cosa che farete solo voi in azienda, l'elasticità della domanda all'offerta. Ci saranno truppe di finance, truppe di sales, truppe di marketing operativo che lo potranno fare. Queste robe qua le fa solo il marketing e la parte, diciamo, quella che in azienda si chiama marketing strategico. Quindi io qual è il ragionamento che svolgo nel libro e che sottolineo qua con voi oggi? Che in fondo, secondo me, la degenerazione che abbiamo un po' subito in questi anni e che Centromarca ha sintetizzato anche in alcuni numeri che abbiamo visto prima, ha molto a che fare anche con l'ossessione di rincorrere e di capire cosa sta cambiando nella società per non perdere l'ultimo treno, rispetto alla tentativo di capire cosa non cambia nell'uomo per costruire delle grandi stazioni. Ok?
grandi stazioni che possono accogliere vecchi treni e nuovi treni. Fuori di metafora, la stazione, la marca e il prodotto è il treno. Ci sono molte meno cose che cambiano nell'uomo da un secolo all'altro di quante pensiamo. E ci sono molte meno cose che cambiano dentro di noi di quante cambiano nella società. Se io analizzo il marketing, c'è un libro bellissimo che si chiama When Brands Become Icons, che analizza il caso di Harley Davidson, che è riuscita attraverso 40 anni di generazioni e di movimenti politico, sociale e culturale in America sempre a rimanere sulla cresta dell'onda, cambiando da Reagan a Clinton, cambiando con il paese, ma mai tradendo se stesso. Ecco, c'è un aspetto sociologico sicuramente nelle marche. Mulino Bianco in un certo momento era molto in trazione con l'Italia, gli anni 70, gli anni, i primi anni 80, ma c'è soprattutto, e questa è la sociologia dei consumi, una disciplina che spiega molto di questo, ma c'è una dimensione psicologica, individuale, profonda, che prescinde dai tempi. Il rapporto che c'è tra una mamma e un bambino, il rapporto vero, diciamo profondo, è molto più, le invarianti affettive si chiamano in psicologia, è molto più duraturo e stabile di quanto noi credere. Questo è uno dei passaggi che a me, quando l'ho incontrato, ha un po' fatto cambiare il modo di fare marketing e di pensare al marketing. È una roba vecchia di 50 anni e se ci fosse un neurologo o uno psichiatra in aula mi caccerebbe per la superficialità da marketaro con cui ne parlo, però il concetto è giusto. Allora, il concetto della tripartizione delle aree funzionali del cervello è di una elementarietà estrema. Cosa dice? Dice che l'Homo sapiens non ha sostituito il cervello delle scimmie con un altro cervello. Non è che noi oggi siamo civili e ci stringiamo la mano e non ci prendiamo ammazzate con la clava perché abbiamo sostituito il cervello dell'uomo, dei nostri antenati, con un cervello razionale. Noi abbiamo aggiunto strati di cervello. Il nostro cervello è cresciuto nell'evoluzione e ha aggiunto aree. Allora, l'ultima area che abbiamo aggiunto è quella del cervello recente, cioè la cosiddetta corteccia, no? La corteccia è la sede della razionalità, è quella che ci fa dire che se una cosa ha più costi che benefici non la faccio, se una cosa ha più benefici che costi la faccio, la sede della logica, no? Ma questo qui è lo strato più superficiale, più recente, grandemente sopravvalutato, è quello che noi nel linguaggio quotidiano chiamiamo cervello. Sotto questa corteccia c'è l'area limbica. L'area limbica, il cervello limbico, è il cervello, la sede delle emozioni, è la sede della memoria di lungo termine, è la sede dell'olfatto. Vi sarà capitato di sentire un odore e questo odore vi richiama immediatamente a un'esperienza che non ricordate bene qual è, ma poi vi viene in mente, perché la sede di queste due cose è la stessa. Ora, questo cervello è quello che ci fa aderire a qualcosa o a qualcuno a un livello pre-razionale, non necessariamente irrazionale, ma pre-razionale. Ma sotto quest'area funzionale c'è l'amigdala, c'è il cervello rettiliano antico, che è lo stesso di 100.000 anni fa. Non è che si è evoluto e cambiato, è esattamente lo stesso, semplicemente è stato ricoperto da altre aree funzionali. Questa è la sede degli istinti. La sede degli istinti di sopravvivenza, la sede degli istinti primordiali, della riproduzione, no? Perché noi accumuliamo ancora oggi grassi? Perché ingrassiamo? Perché l'istinto è quello, è lo stesso di decine di migliaia di anni fa, quando il cibo non c'era, o c'era per un giorno, ma non c'era per due settimane, in cui io accumulavo quando c'era. Perché da 20 anni, da 30 anni negli Stati Uniti d'America le pubblicazioni sui danni della malnutrizione sono aumentate esponenzialmente e altrettanto esponenzialmente è aumentato l'indice di obesità? Perché, come scrivo nel libro, mentre il cervello, mentre la corteccia si nutriva della carta dell'inchiostro dei libri, l'amigdala si nutriva dei grassi saturi e degli zuccheri, delle bevande gassate e del cioccolato. Cioè, dentro di noi c'è una continua battaglia tra questi cervelli e il cervello rettiliano, come dice Clotaire Rapaille, che è un consulente che su questa cosa ha fatto una consulente di marketing che su questa roba ha fatto una fortuna, vince quasi sempre. Ma Cirio
i bond dell'Argentina o quelli della Parma, visto che siamo a Parma, come si spiegano se non con il fatto che persino le decisioni finanziarie non sono razionali? Certe decisioni si basano, e questo ormai è provato dalla neuroscienza, si basano interamente su meccanismi di fiducia. I meccanismi di fiducia one to one che hai con la persona della banca che ti propone una roba. Ti propone una roba incomprensibile che la tua corteccia non è in grado di analizzare, ti fidi e la fai. Allora, perché tutto questo pistolotto sui cervelli nel marketing? Perché se uno si ferma a fare marketing a livello superficiale, corticale, compra questo shampoo antiforfora perché ha lo zinco piridione che risolve il problema e non ti torna più, non ha capito niente. È come prendere una barca a vela di 2 metri e provare a fare la traversata dalla Francia fino agli Stati Uniti. Tu vai con la tua piccola vela, a meno che non sei soldini, e sotto ci sono delle correnti che tu non vedi perché la corteccia non le vede, che non ti consentono di arrivare, perché le correnti profonde sono quelle che hanno a che fare con gli istinti primordiali. La pubblicità del Magnum 6x12 nelle città con lo stecco del Magnum tra due labbra carnose di una donna, secondo voi a quale parte del cervello si rivolgeva? No? Non ha nulla a che fare con la razionalità. Poi decidete voi a quale dei due istinti primordiali si stesse rivolgendo, però sicuramente non si sta rivolgendo al cervello razionale. Allora, la teoria che io sostengo, che non è una mia teoria, io ho solamente messo insieme dei pezzi che ho incontrato nella vita professionale, che sostengo nel libro, è questa: non c'è una cosa migliore dell'altra, bisogna farla tutte e tre. Il marketing fatto bene deve avere una componente razionale, logica, e ci sono, partendo da sinistra, ci sono gli strumenti della logica che ci aiutano a convincere le persone a comprare Dash anziché Dixan. Perfetto. Ci sono tonnellate di libri su questo argomento, quali sono gli insight, le reason why, i benefit, per riuscire a convincere le persone a passare da Dash a Dixan. Siamo a livello corticale, superficiale, razionale, no? Se fosse solo questo, noi potremmo mandare dei fogli Excel in busta chiusa a casa delle persone e convinceremo tutti se hai un buon prodotto. Bisogna accedere, e questo diciamo che è abbastanza assodato, accedere a livello emotivo, a livello dello storytelling, a livello del coinvolgimento. Uno non può, se fa marketing a largo consumo, ma non, nessun marketing, non può solo convincere, deve anche coinvolgere. Ecco, qui la battaglia fondamentale, campale, è con le agenzie di pubblicità, che si rifiuteranno, quando voi ci lavorerete, si rifiuteranno categoricamente di accettare il fatto che nella storia quasi trimillenaria della narrazione umana non esistono infiniti modi di raccontare una storia, ma ne esistono solamente 7. Questo libro enorme, The Seven Basic Plot, che è grande così, quindi non vi dico di leggerlo, ma vi dico di consultarlo, è un libro che raccoglie, parte da teorie ormai assodate dagli anni 60, però raccoglie tutte le grandi storie umane e le classifica nei 7 plot: la rinascita, alla ricerca dell'arca perduta, uccidere il mostro, la commedia, la tragedia. Sono solamente 7 modi di raccontare una storia. Vi siete mai chiesti qual è la differenza tra Cenerentola e Pretty Woman? Nessuna, ma non è un caso, è scientifico. Cioè, Pretty Woman, per 10 anni Rai 1 l'ha mandata in prima serata attorno al 25 settembre grosso modo, in prima serata, e tutti gli anni faceva 12 milioni di spettatori, 25% di share. Ma perché? Per lo stesso motivo per cui mia figlia per 10 anni ha voluto sentirsi raccontare Cenerentola 8 volte a sera. E se voi vi ricordate quando eravate piccoli, voi avete fratelli più piccoli, cosa fa il bambino? Prende il DVD, lo mette, guarda e poi lo rimette. E poi lo rimette. Voi impazzite se siete un genitore chiuso la domenica pomeriggio con la pioggia. Perché? Perché il suo meccanismo, il bambino non sta fruendo di una storia che vuole vedere come va a finire. Come la messa, no? Sono 3.000 anni che andiamo a messa, 2.000 anni che andiamo a messa, non sappiamo come va a finire, no? Grosso modo, risorge e poi... È un meccanismo emotivo, psichico, che il bambino sta in quel momento vivendo e vuole rivivere. C'è un libro bellissimo che è uscito dopo il mio, quindi altrimenti l'avrei citato, che si chiama L'istinto di narrare, che spiega questo meccanismo.
l'uomo si distingue dalle bestie per due motivi: il pollice opponibile e il fatto che raccontiamo delle storie. Tutto il resto siamo uguali. Allora, l'uso dei plot narrativi in pubblicità è una cosa a cui si dovrebbero rassegnare i creativi pubblicitari, che invece cercano di inventare sempre cose nuove, spesso improbabili, perché se Avatar e Pocahontas sono la stessa cosa, identica, se andate su internet trovate lo script di Avatar corretto con i nomi di Pocahontas o viceversa e capite che il plot è lo stesso. Quante erano le sorellastre di Cenerentola? Quante erano le commesse che non danno i vestiti a Julia Roberts perché non era improbabile come cliente? Non è casuale, Hollywood ha costruito su questo, sul plot, ha costruito Hollywood. Quindi lo storytelling è una disciplina, non è creatività pura, altrimenti uno fa il pittore, fa Picasso, non fa il creativo pubblicitario. La creatività pubblicitaria richiede disciplina. Ma c'è un terzo livello. C'è un terzo livello, che è quello che ha a che fare con il livello più profondo, che è il livello identitario. La marca può dire una volta che ha lo zinco peritione e l'altra volta che ha le ceramidi o le ceramidi H, livello razionale, può cambiare questa storia, una volta all'anno, lo potete fare, quando volete. Può cambiare il racconto, non troppo spesso. Il racconto di marca non può cambiare spesso, il racconto nel senso di plot narrativo del film può, diciamo, variare ogni tanto. Quello che la marca non può cambiare è l'identità. Anche qui ci sono strumenti psicologici assodati ormai da Jung in poi, ci sono teorie che hanno contato i tipi di personalità che ci sono nelle storie umane, sono 12, alcuni dicono che sono 8, alcuni 10, non importa, sono finiti, il numero di tipi umani che trovate nelle storie di personaggi sono finiti. C'è il saggio, c'è il fuorilegge, c'è il campione, c'è l'eroe, Allora, la marca è una di queste 12 cose qua. Bisogna possedere questi strumenti della psicologia per poter costruire una marca e non cambiare personalità ogni semestre. Quindi, proviamo ad appoggiare i nostri racconti di marca su dei bisogni umani un po' più profondi e un po' più duratori. Nivea, se deve vendere una crema da notte, fa un'operazione di questo tipo, gioca con la sua icona, no? Della teen blu a formare una luna e poggia il suo racconto di marca su un insight fondamentale che è la cura. Un racconto semplice, quando un'operazione di marketing voi non la capite, non è una buona operazione di marketing. La sfida è un altro insight fondamentale, un altro bisogno universale dell'uomo. Qui Coca-Cola che prende in giro Pepsi, che prende in giro Coca-Cola, e Coca-Cola che risponde: we wish you a scary Halloween, everybody wants to be a hero. Fa ridere, è un'operazione di marketing semplice, divertente, che si capisce, che accede a una dimensione umana che non è solamente razionale. Il divertimento è un'esigenza, un bisogno dell'uomo universale. Now that's another toilette è una cosa che, crea un racconto divertente a cui una donna o un uomo possono interagire. Il bisogno di avere figli è un'altra esigenza universale, no? Shit happens, quando shit happens c'è Pampers. Alla vostra età il bisogno di avere figli probabilmente non è così forte, è più forte il desiderio di non avere figli, e anche qui l'esigenza, il Durex, io se fosse posto vostro la tesi di laurea la farei su Durex, perché la storia della comunicazione di Durex è fantastica. Durex che il 19 marzo augura buona festa del papà a tutti quelli che usano i prodotti della concorrenza è geniale. Ora, ho tre figli, questo lo dico perché uso anche questi esempi, perché essendo io lavorando io in Barilla, non vorrei che ci fosse il pregiudizio, no, questo qua parla di grandi racconti, allora tutte le pubblicità devono far piangere, devono essere struggenti, devono essere dei... No, possono essere anche delle pubblicità comiche, l'importante è che abbiano una dimensione profonda,
i plot narrativi sono tanti, non c'è solo la tragedia, c'è anche la commedia. L'importante è che conosciamo qual è il plot, conosciamo qual è l'identità e manovriamo questi arnesi non come l'apprendista stregone, ma come dei professionisti. Cosa possiamo aggiungere noi italiani, visto che siamo anche con Centromarca? L'Italia cosa può dire in questo contesto del marketing? Beh, possiamo aggiungere tante cose, tra cui la passione. Questo che secondo me è un film straordinario, meglio di quello che è in onda adesso, che è un po' più volgarotto secondo me, quello del Viagra, dice bene come una marca italiana possa parlare al Nord America vendendo il lifestyle italiano, come Nastro Azzurro, mi diceva l'altro giorno Peroni, Nastro Azzurro è diventata la birra importata, ovviamente non la birra in assoluto, la birra importata più venduta in Inghilterra, che è una roba straordinaria, cioè Nastro Azzurro, se pensate, voi forse siete giovani, ma l'immagine insomma di Peroni in Italia era un po' la birra dei muratori, Peroni, in sostanza. Nastro Azzurro adesso è la birra importata, perché? Perché l'Italia ha questo potere qui, questo potere qui. Cosa possiamo insegnare? Possiamo insegnare il senso del bello, ma anche il senso del possiamo insegnare la passione, ma anche il senso del buono, specialmente come Emiliani, come Food Valley, il portare nel mondo il cibo italiano sull'insight che la vita è troppo breve per mangiare o bere male è una cosa che sicuramente gli italiani possono fare. Dobbiamo partire dalla verità di prodotto, questo ci tengo molto a sottolinearlo, perché io prima prendevo molto in giro quelli che parlano male del marketing, ma in realtà se il marketing ha la reputazione che ha, spesso è anche colpa del marketing, perché se uno non dice la verità, prima o poi la gente ti giudica un ciarlatano. Cosa intendo dire? Non che diciamo le bugie, c'è anche chi dice le bugie, ma che vendiamo i prodotti non esattamente per quello che sono, o anche per quello che non sono proprio così tanto, no? Le caratteristiche di prodotto che vi dice la vendita sono fondamentali. Io non posso vendere lo stesso prodotto per sbiancare e per accentuare i colori, sono due mestieri chimicamente diversi. Allora l'onestà del partire dalla radice del prodotto, non posso posizionare una bevanda gassata a tavola al posto dell'acqua. Non posso dire a un bambino italiano di mangiare il settimo pan di stelle a colazione, perché la verità di prodotto è un'altra, e quel bambino se mangia l'ottavo pan di stelle a colazione ingrassa e non va bene. Allora il marketing deve ritornare anche a queste verità scomode. Senso del buono e senso del bello. Sai cosa pensa? Che questo aeroporto in fondo non è brutto, anzi. Che cosa dici? Visto così dall'alto. Uno sale qua sopra e potrebbe anche pensare che la natura vince sempre, che è ancora più forte dell'uomo. E invece non è così. In fondo tutte le cose, anche le peggiori, una volta fatte poi si trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose con le finestre in alluminio, i muri di mattoni vivi. Mi stai seguendo? Ti sto seguendo. I balconcini. La gente ci va a abitare, ci mette le tendine, i gerani, la televisione, dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, cioè, esiste. Nessuno si ricorda più di com'era prima, non ci vuole niente a distruggere la bellezza. Ho capito, ma allora? E allora? Allora invece della lotta politica, la coscienza di classe, tutte le manifestazioni necessarie, bisognerebbe ricordare alla gente che cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla, a difenderla. La bellezza. È importante la bellezza, da quella scende giù tutto il resto. È importante la bellezza, questo l'avete visto? Siete perdonati per non aver visto un momento di gloria. Che c'entra la bellezza? Uno dei traumi più grandi che ho vissuto io è quando
sono passato da un'azienda manageriale americana alle aziende imprenditoriali italiane, in cui tu sei abituato a lavorare nelle aziende americane su un processo e su un come arrivi alle cose, e è il processo a determinare se la cosa poi va bene o non va bene, il brief, la presentazione. Nelle aziende imprenditoriali italiane tu hai certamente dei processi, l'azienda del barile è piena di processi, ma poi alla fine c'hai anche un imprenditore che molto spesso, come nel nostro caso, ha il suo cognome sui tuoi pacchi. Allora, lo shock più grande è stato quando la prima volta tu vai lì e presenti tutto il tuo lavoro di marketing, sia su un package, una pubblicità, e l'imprenditore ti dice sì sì, ho capito, ma è brutto. E tu dici no scusi, ma non siamo qua a discutere se è bello o brutto, siamo qua a discutere se è giusto o se è sbagliato. Dici no no, va bene, è giusto ma è brutto. E all'inizio tu pensi che sono un po' naif gli imprenditori italiani, no? E dici vabbè, qua c'è un brief, un obiettivo di marketing, un obiettivo di comunicazione, loyalty, e questo dice se è bello o se è brutto, ma mica la macchina che devo comprarmi per andare. Poi dopo un po' di anni capisci che forse tu che non avevi capito delle cose. Il marketing, come Peppino Impastato c'è morto per quelle che lui in questo spezzone chiamava le fesserie, no? Manifestazioni, passioni civili. Però se lui arriva a dire che attraverso il senso del bello puoi risolvere anche la mafia e la cattiva politica, perché? Perché la mafia e la cattiva politica si traducono in cose brutte. Adesso qua non posso sbagliare dove indicare, perché il parco di Gale è bellissimo, però... Allora, se attraverso il senso del bello si migliora il mondo, il marketing ha a che fare anche con questo. Il pacco che voi volete vedere quando aprite il frigorifero deve essere bello, vi scatenerà delle emozioni positive migliori, più durature, se è bello. Il filmato pubblicitario deve essere bello. Steve Jobs non ha preso suo nipote a fare il primo film della Macintosh, ha preso Ridley Scott e ha citato 1984 di George Orwell. Cioè ha fatto un'operazione di una densità culturale e di una pregnanza artistica, estetica, di livello che ancora ne parliamo dopo 30 anni. Il bello nel marketing è centrale, e se le marche ricordassero un po' più spesso questo, i grafici di Centromarca forse comincerebbero un po' più a risalire ancora meglio di quanto già non faccia. Cioè, e mi avvio a concludere, il mio discorso alla fine dove va a parare? Va a parare il fatto che dobbiamo forse liberare un po' il marketing dai numeri, che fa inorridire spesso giustamente i professori che in queste aule mi ascoltano, però prendetela come, ovviamente, come una provocazione intellettuale, perché io purtroppo campo di numeri tutti i giorni, e i numeri sono fondamentali perché gli stipendi si pagano con i margini e non con i racconti, però sono i racconti che creano i margini. Dobbiamo ricordarci questo fatto qua, che la differenza fondamentale tra Adriano Olivetti, Steve Jobs, tra persone come Adriano Olivetti, Steve Jobs e Pietro Barilla, e faccio tre nomi che più diversi uno dall'altro non potrebbero essere, ma li faccio apposta tutti e tre da una parte, e altro tipo di persone che gestiscono solo i margini, sta nel fatto che quelle tre persone che citavo prima, e ripeto, mettere assieme Steve Jobs e Pietro Barilla, se ci fosse Luca Barilla qui mi cacerebbe dalla stanza. Quelle tre persone lì però, tutte e tre erano ossessionate dai prodotti, non dai margini. Per il vero imprenditore il margine è un reward, è un premio che arriva alla fine di un percorso se hai fatto un bel lavoro prima, se hai fatto un bel prodotto, se hai rispetto per le persone con cui interagisci e se hai un racconto coinvolgente. Allora, i numeri certo che servono, ma non sono il fine ultimo. Il profitto non è il fine ultimo del fare impresa. Il profitto per l'imprenditore sano è il premio di tutto il resto. Allora, se gli italiani si rifugiano nel risparmio, perché è vero quello che diceva prima Centromarca sulla propensione, ma negli ultimi anni lo stock di savings, di risparmi in Italia è salito. Cioè la gente ha messo più soldi in banca dopo 7 anni di crisi economica devastante. Dopo pochi giorni esce sullo stesso giornale la notizia che noi siamo i più pessimisti su 142 paesi del mondo. Le due cose vanno di pari passo. Tu non credi nel futuro, metti soldi in banca, ti manca il sogno, ti manca il futuro. Allora ridateci le promesse. Il marketing non può fermarsi a livello razionale, a livello dei fatti. Io sono di origini romane,
lasciatemi dire, aridateci i racconti, aridateci le promesse. Il marketing ha a che fare con dei grandi racconti e con dei mondi possibili. Dobbiamo rimettere al centro del marketing le marche, non per ingabbiarle dentro gli istogrammi degli stati patrimoniali, ma per liberarne la potenza narrativa, ispiratrice, che vi fa alzare la mattina con questo tempo, e quando incontrate il primo prodotto, il dopo barba, con una bella etichetta sul lavandino, la vostra giornata comincia in maniera leggerissimamente diversa rispetto a... c'è un racconto, no? che vi aiuta. Il marketing di cui parlo, e concludo davvero, è un marketing che innanzitutto parte da una differenza che vedete nel titolo tra la parola crescita e la parola progresso. Noi siamo tutti da 30 anni ossessionati sullo spread e il PIL e ci siamo dimenticati che la crescita è una questione quantitativa, il progresso è una questione qualitativa. La crescita è un concetto adolescenziale e non mi fa andare oltre. Il progresso è un concetto adulto. A me non interessa crescere del 3% di PIL, mi interessa che ci siano meno disoccupati, mi interessa che ci siano più farmacie, più asili, che ci siano delle relazioni umane e sociali più pregne. Questo è quello di cui parlavano i nostri nonni quando hanno rifondato il paese, non il PIL, per il gusto del PIL. Da questa premessa, una visione ecosostenibile del marketing integrato nel nostro sistema di sviluppo e sociale, un marketing sano e discreto, non un marketing etico, non è quel marketing etico, è un'espressione che mi fa venire i brividi, non è quello di cui parlo io, un marketing sano e discreto che offre con rispetto alle persone una narrazione che le persone adotteranno per un modo spontaneo e non per senso di vuoto, adotteranno perché vogliono far parte di quel racconto. Un marketing che offra simboli e racconti alle persone, le quali persone prenderanno in prestito questi simboli, questi racconti, per creare la propria identità e il proprio... della città per provare la nostra pasta. Sento che con l'impegno di tutti possiamo migliorarci. E se riusciremo in questo, anno dopo anno, dovremo sempre tenere in mente una cosa: diamo alla gente quello che daremmo ai nostri figli. E se lo faremo ogni giorno e continueremo a farlo con passione, la nostra pasta sarà sempre migliore. Così potremo arrivare nella casa di tante famiglie e portare gioia intorno alla tavola. E allora potremo ricercare, perfezionarci sempre di più e forse diventare una pasta famosa, magari in tutto il mondo. Per ora è un sogno, ma se c'è la passione, perché non sognare? Ecco, io non so se vi ho convinto che si può fare marketing rimanendo brave persone, ma spero di avervi convinto che sono i racconti che smuovono il mondo e non i numeri. Grazie. Allora,
po' di emozione ce l'abbiamo, sì, pezzettino. Allora, chiederei una, quindi, di intervenire, nel senso che ci sono molte osservazioni, io non vorrei fare un commento, perché commenti non ce ne sono, una presentazione così, così bella. Ognuno di noi ha scritto qualcosa, ognuno ha avuto una suggestione, ognuno di noi ha avuto anche delle domande, anche dei quesiti, anche dei dubbi, perché poi ovviamente sono i dubbi, sono delle persone intelligenti. Diamoci un quarto d'ora di tempo, 20 minuti, per, e dopo chiudiamo con alcune considerazioni. Poi con... Allora, chi è che vuole cominciare? Qualcuno che ha osservazioni di diverso tipo? Dai! Io più che altro ho un dubbio. Quanto effettivamente incide l'aspetto della emozionalità e della emozionalità e narrazione sul fatto che entriamo nel supermercato e vediamo tutte le marche promozionate? Promozionate. Emozione e promozione. Il gioco è emozione e promozione. È la tensione più grande che ci troviamo a gestire, come ha detto prima il collega di Centromarca con i numeri. Le emozioni incidono sempre. Il problema è quanto si ha, cioè per le persone l'emozione varrà sempre più del prezzo, perché altrimenti non si capisce perché oggi le persone risparmiano il 20%. 30% nell'acquisto di questi fazzolettini da carta, di carta, e poi comprando un paio di legge rispetto alla marca, e poi comprano 700 euro di iPhone 6. Quindi l'emozione sicuramente, secondo me, gioca e giocherà sempre un ruolo maggiore della leva prezzo per sé. Il problema è quanto le imprese hanno il coraggio e la possibilità di giocare nel medio lungo rispetto a breve, è solo questo. Che proprio l'aspetto emozionale, cioè anche nel caso della Barilla, che voi raccontate una storia, una narrazione del vostro brand, però io comunque entro nel supermercato e vedo tutte le marche promozionate, quindi alla fine, cioè, mi muovo molto di più. No, il rischio c'è, non c'è solo il rischio, c'è l'evidenza, come vedevamo prima. Però per restare al consumo, un altro dato che abbiamo visto prima da Centromarca è all'interno delle private label crescono le premium e le bio. Allora non è una questione di prezzo solo, è una questione di un nuovo racconto, il racconto di racconto bio o il racconto Sapore d'Italia di Conad, che è un bellissimo racconto. Quindi dobbiamo stare attenti a giudicare con la razionalità delle cose che non sono solo razionalità, apparentemente sono razionalità a prezzo, ma in realtà non è vero. Però è ovvio, è indubbio che lo schema degli ultimi 10 anni ha portato a una pressione gigantesca su tutto questo trasferimento qua rispetto alla leva prezzo. Proprio nel settore alimentare, quindi con i consumatori, vogliono essere, sono sempre più consapevoli di quello che mangiano. Quindi il fare un marketing che sia anche più emozionale, e quindi puntare anche su questo tasso, non è anche un rischio per l'azienda puntare a questo? Perché cioè, non è un ostacolo poi nel fare marketing emozionale, proprio perché comunque poi il consumatore guarda la sostanza. Sul fatto che il consumatore guardi la sostanza ho le mie riserve, nel senso che io credo che, così come dicevo prima, il cervello, la corteccia sia ampiamente sopravvalutata rispetto agli altri due cervelli di cui non parla nessuno, allo stesso modo anche questa capacità e volontà di informazione sui contenuti razionali dei prodotti da parte dei consumatori grazie ai social media sia ampiamente sopravvalutata, ma non nel senso che non c'è, perché sarei stupido a dirlo, ma nel senso che la capacità di digestione dell'informazione che troviamo sui social network, su internet oggi,
non è aumentata nelle persone normali di pari passo con la disponibilità delle informazioni stesse. Se oggi io facessi qua una roba molto pericolosa, che è domandarvi cosa ne pensate dell'olio di palma, me la faccio da solo questa domanda. Io sono abbastanza sicuro che troverei in quest'aula una posizione molto scettica, critica sull'uso dell'olio di palma nei prodotti alimentari, no? La vostra capacità, ma mi ci metto anche io, la nostra capacità di capire effettivamente cos'è l'olio di palma, perché si usa, cosa si usava prima, cosa si userebbe diversamente, quale sarebbe l'impatto della cosa che si userebbe al posto dell'olio di palma, ragazzi, richiede un anno di studio. Quindi la capacità di gestione delle informazioni non è cresciuta a pari passo con la disponibilità delle informazioni. Quindi cioè, il fatto che le persone compiano scelte sulla base di criteri più razionali oggi di 20 anni fa, io non sono d'accordo. Perché oggi tu ricevi un post, un post su Facebook da una tua amica di cui ti fidi, che ti dice guarda l'olio di palma e il meccanismo non è razionale. Tu ti fidi di quell'amica e scatta il meccanismo pre-razionale contro l'olio di palma. Quindi siamo sempre sul livello emotivo istintivo, non è razionale. Io rispetto a quello che ha detto ho due dubbi. Il primo, innanzitutto, se è possibile fare marketing, per esempio, gli obiettivi che purtroppo in aziende danno, rimanendo brave persone, su tutto, su tutti i prodotti. Quindi faceva sempre su non ha detto il nome, ma immagino che sia buona. E l'altro poi, a questo punto sulla narrazione mi chiedo quanto possa Banderas, per dire, cioè Banderas, io non lo vedo nella narrazione tradizionale di Barilla, come poi era quel video. Come poi? Come poi era quel video che ci ha fatto vedere che ci trasmetteva un'emozione. Banderas e la gallina purtroppo mi... La collega non è d'accordo? No, la gallina, ricordava la gallina. Rosita, è una gallina. Noi pensavamo di aver fatto una campagna con Banderas, invece abbiamo fatto una campagna con Rosita, che è molto più famosa di Banderas. No, la prima domanda è molto importante ed è molto difficile, nel senso che allora distinguiamo bene tra prodotti per bene mal posizionati e prodotti non per bene. Allora, fare marketing di un prodotto alimentare di una bevanda fa sempre bene, cioè non esiste un prodotto fatto male o fatto bene, esiste solo un prodotto fatto tecnicamente male, cioè se non ci vedete un ingrediente illegale o comunque che fa male alla salute va bene, ma la bevanda gassata, io sono un grande utilizzatore di bevande gassate, esiste il prodotto alimentare mal posizionato. Se io ti convinco a usare un prodotto che ha nella sua quantità media gli zuccheri di 2 giorni pari alla dose quotidiana moltiplicata per 2 al posto dell'acqua, io sto prendendo un prodotto per bene e lo sto posizionando per male. Quindi lì è come fai marketing, non è il di che cosa fai marketing il problema. Altro problema molto più difficile sul quale io mi esprimo con molta moderazione, perché bisogna trovarci, si può, della vita per poter, se tu mi facessi la domanda, ma le sigarette o le armi, allora lì io avrei più difficoltà a rispondere. Ho degli amici, dei colleghi che lavorano nel mondo delle sigarette, ammetto che avrei delle difficoltà a dire come si fa a rimanere per la persona facendo marketing delle sigarette, però mi fermo con rispetto sul limitare di questa porta. Sul fatto della narrazione, sul fatto di Banderas, in realtà mi sorprende la domanda, perché allora Mulino Bianco, voi siete troppo giovani per ricordarlo, però se l'avete studiato, Mulino Bianco nel 1974 nasce con un racconto che sta dentro una cascina del nord Italia, tra l'altro, per come era fatta, dentro una cascina in cui ci sono tutte le famiglie patriarcali dell'epoca che lavorano la campagna, preparano gli ingredienti, la mamma fa il biscotto. Quindi c'è un luogo, no, in cui c'è un facimento di prodotti, c'è una fattura di prodotti e poi c'è un dare i prodotti ai più piccoli, ai bambini della famiglia di campagna. Negli anni 90, negli anni 2000, Mulino era diventato di plastica ed era diventato oggetto di schermo da parte di tutti i comici italiani. Perché? Perché anziché mettere la telecamera dalla parte del fare il prodotto, della cascina, avevamo messo la telecamera nella cucina degli utilizzatori finali dei prodotti, la famiglia del Mulino.
Ma la famiglia di Vastica del Mulino, con due figli ariani, biondi, uno maschio e una femmina, con la cravatta la mattina alle 7:30, non era il racconto originale di Mulino. Il racconto originale di Mulino era la cascina. Allora Banderas, che non è Banderas, è il mugnaio. Sì. Aspetta, stiamo parlando di strategia, non stiamo parlando. Il mugnaio riprende la telecamera, lo rimette con il linguaggio del 2015, non con il linguaggio degli anni 70, lo rimette dentro la macchina che fa i biscotti di Mulino, ti fa vedere la macchina che fa i biscotti. Per questo, a prescindere da come la pensiamo ciascuno di noi, per questo il mio bianco, da quando abbiamo fatto quella campagna, ha ricominciato a marciare una velocità incredibile, perché abbiamo ripreso in mano il racconto originale. Poi su Banderas possiamo discutere, che mi piace abbastanza. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo sapere una semplicissima cosa. Nell'ultimo video che ci ha fatto vedere, c'è un certo punto in cui si dice: abbiamo capito che bisogna dare alle persone quello che daremmo ai nostri figli. Allora, siccome mi viene in mente il fatto che Barilla ha avuto dei problemi ideologici con la nuova tipologia di famiglia che si sta venendo a creare, e in questo spot si parla di figli, eccetera, eccetera. Ora, lei pensa che, proprio perché recentemente è successo il boycott del Elton John, oppure il boycott di NG, lei pensa che basta eventualmente una comunicazione o uno spot in questo modo per far capire alle persone che Barilla ha realmente superato questo processo o questa mentalità? Cioè, io immagino che il capo della Barilla sia ancora stamattina fortemente contrario a orientamenti differenti da quella che è la famiglia ariana, come diceva lei poco fa. Quindi, quanto eventualmente un tipo di comunicazione che possa fondare su queste cose in realtà possa realmente incidere, visto che tutti lo fanno oramai. Grazie. Allora, in realtà questa comunicazione qua è del 2008, quindi non ha nulla a che fare, non è una risposta a nulla, è di 6 anni precedente all'episodio della zanzara con Parigi di Metro. Allora, qui la risposta sarebbe almeno su 3-4 livelli. Il primo livello è quello di tecnica pubblicitaria. La Barilla ha sempre fatto, in Italia, ha sempre parlato di pasta come sinonimo di casa. La casa è un sentimento. Vi ricordate quando io prima ho detto un conto della sociologia, un conto della psicologia? Cioè, la sociologia dice che dentro la casa ci sono un uomo, una donna e due figli. La psicologia dice che dentro la casa c'è un certo sentimento tuo, legato al ritorno, legato alla caverna, legato. Poi chi c'è dentro la caverna sono affari tuoi. Il sentimento è quello che conta. Allora, fondare le marche sull'aspetto sociologico ha una scadenza. Fondare le marche sull'aspetto psicologico non ha scadenza, perché nessuno, neanche chi oggi reclama legittimamente il diritto a formare una famiglia omosessuale o all'adozione anche, contesterà mai, anzi è quello che reclamano, contesterà mai l'istinto a tornare in un luogo, no? Quello che si contesta è la monadicità del modello sociologico, no? Quindi quello che una marca come Barilla deve affrontare nel tempo è l'evoluzione di un modello sociologico verso modelli più complessi, e lo stiamo facendo negli ultimi 12 mesi, negli ultimi 18 mesi abbiamo per esempio lanciato un contest su internet sull'interpretazione del tuo della tua relazione con la pasta, che fosse libera, e infatti molti spot proposti dai videomaker avevano anche a che fare con modelli familiari diversi. Quindi c'è un'evoluzione del pensiero, come dire, che deve essere fatta con moderazione e con attenzione, ma non per motivi etici, per motivi di tecnica pubblicitaria. Aggiungo un'ultima notazione sulla marca, senza voler difendere nessuno, anche perché il presidente della Barilla ha chiesto scusa 2 volte pubblicamente, quindi non è più da difendere. Aggiungo solo una cosa: fare oggi in Italia
seguitemi bene perché è un'affermazione potenzialmente fraintendibile, e lo so. Fare oggi in Italia una pubblicità con una coppia omosessuale non è, come posso dire, non è, è un'affermazione che va oltre il rispetto di qualunque scelta. Cioè tu posizioni la marca in un certo modo. Sto parlando di tecnica pubblicitaria e non di etica e di sociologia e di politica. Se tu oggi fai una pubblicità in Italia con una coppia omosessuale, non stai dicendo che rispetti tutte le... stai facendo un'operazione più marcata. Non è detto che questo sia giusto, che è quello che ha provato a spiegare Guido Barilla nel contesto sbagliato, con le parole sbagliate, non è detto che questa operazione sia giusta per la marca, perché posizionare una marca richiede un'operazione che poi faccia i conti con la quota di mercato che tu vuoi avere, no? L'ultima domanda, poi veniamo alla conclusione. Buongiorno, io volevo fare una domanda un po', diciamo, teorica forse. Lei ci ha parlato di della comunicazione autostore, quindi usciamo un attimo dei numeri, parliamo di narrazione, benissimo. Però in effetti un prodotto come magari la pasta, quindi una categoria molto, mi permetto di dire, banalizzata, in effetti quanto poi di questa narrazione, di questa storia si perde in termini di efficacia di vendita quando non c'è effettivamente una relazione stabile con il distributore che dà effettivamente poi la giusta enfasi alla narrazione? Cioè quanto qui si perde se effettivamente in store davanti allo scaffale io non percepisco nulla di quello che mi è stato raccontato AutoStore? Qui questa domanda è molto importante e mi porterebbe facilmente a fare della polemica con i nostri colleghi della distribuzione. Assenti, posso farlo. Però sì, allora, faccio una provocazione, visto che siamo in un'aula universitaria, spero di non essere preso alla lettera. Prendete l'operazione che citava prima il collega di Centromarca di Coop sui prezzi, no? Lei sta registrando, poi distrugge. Sì, naturale. L'abbassamento di 2000, una pubblicità che dice: come sogneresti l'ipermercato del futuro? Il supermercato del futuro. Beh, in questo momento di crisi, un supermercato in cui i costi, i prezzi si abbassano, ma non per promozione, ma sempre. Da oggi Coop 2000 prezzi. Voi immaginatevi la pubblicità di un rasoio della Gillette che dice: come te lo immagineresti il rasoio della Gillette del futuro? Beh, con questa crisi un rasoio Gillette che costa di meno. C'è qualcosa che vi suonerebbe strano in questa pubblicità della Gillette? Un rasoio Gillette che costa di meno perché non c'ho i soldi per comprarlo? Vi sembra una marca posizionata? C'è qualcosa di strano, no? Allora, se i retailers europei, perché non è una questione italiana, è una questione europea, quando i retailers europei capiranno che bisogna vendere prima che comprare, cioè che bisogna sapere come costruire un negozio in cui ti venga voglia di comprare, se voi andate oggi in Brasile, ci sono dei negozi nei supermercati, nei confronti dei quali i nostri sembrano dei magazzini. Se voi andate oggi negli Stati Uniti, ci sono delle catene di supermercati specializzate, targettizzate, segmentate, nei confronti dei quali i nostri supermercati sembrano dei depositi. Allora, se quando i retailers capiranno che il loro mestiere è vendere, certo che comprare bene, perché la differenza tra vendere e comprare è marcia, ma è vendere costruendo in store dei racconti anche loro, con gli strumenti del merchandising, con le luci, ma voi alzate gli occhi quando siete nei supermercati, guardate giù e su, pavimenti e soffitti, e capite che non è attorno al racconto che si costruisce la loro strategia. Ma alcuni lo fanno, magari più intelligente di altri. Non è la banalità della categoria però che deve fuorviare, cioè secondo me un prodotto più è banale, più è quotidiano e più è centrale nella vita delle persone, e quindi ci si può costruire un racconto come P&G ha fatto con le mamme profondo. Bene, allora andiamo alla conclusione, adesso lascio la parola per i saluti, i ringraziamenti. Io ovviamente ringrazio Centromarca, ma anche a Ivo, ma volevo rassicurare ovviamente Giuseppe e la Marina, noi ci occupiamo di trade marketing, ci occupiamo, no, dei processi di canale, e da molti tempi, molto tempo, anche le persone che sono sedute qua in prima fila, che sono i colleghi di Parma, scrivono su questo tema della valorizzazione. Non a caso i dati che faceva vedere Paolo stamattina, che tu hai ripreso,
no, riprendono il grande tema della narrazione anche per i distributori. Non a caso hanno successo quelli che riescono a narrare qualcosa. Credo che la testimonianza di oggi è piaciuta, eh? Facciamo un altro applauso. Regista che è mancato due settimane fa, Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano, che diceva che la più grande dote che ha un attore è la durata, cioè la capacità di non stancarsi e di continuare a provare. È la teoria di Michael Jordan, che provava il tiro a canestro milioni di volte. Quando finivano gli allenamenti dei Chicago Bulls, lui, la squadra se ne andava a ballare e lui stava fino alle due di notte a provare il tiro a canestro. Penso che i vostri colleghi che hanno lasciato la sala prima abbiano perso qualcosa di questa caratteristica, che è fondamentale per un manager nell'era moderna: la durata, la capacità di incassare colpi. Quindi voi siete già dei potenziali manager in gamba da questo punto di vista. Due cose mi sono rimaste: intanto ovviamente i complimenti a Giuseppe, perché è riuscito a trasmettere quella che lui ha, una grande passione per un mestiere, perché per scriverne, per Feltrinelli, scelta editoriale particolare, non ha scritto per un editore business o universitario, ha scelto un editore differente, che nel posizionamento comunica cultura, quindi lui ha fatto una scelta, tra virgolette, anche di target più intellettuale, non ha voluto rivolgersi a chi continuamente parla di marca. Quindi veramente complimenti. Condivido ovviamente il tema della narrazione, però mi piace fare il grillo parlante, perché ci sono due o tre punti che mi sembrano importanti. Allora, innanzitutto, grande importanza da parte per voi di comportarvi da imprenditori nelle aziende. Giuseppe ha detto che dietro queste grandi personalità ci sono state delle grandi passioni. La marginalità, è vero, non era il primo obiettivo, però c'era anche una cosa fondamentale: la volontà di assumersi un rischio, cioè di andare a fare cose che nessuno in quel momento stava facendo. Questa è la cosa importante, cioè vedere. E ogni volta che vedo tutte queste stupende narrazioni, penso che qualcuno le ha fatte prima di altri, si è posizionato, si è attestato e ha costruito la relazione. Tutti gli altri possono essersi accodati. Quindi essere i primi, i first, è una cosa importante, arrivarci per primi. Questo, per esempio, vuol dire uscire da una cosa che abbiamo creato noi marche, che non ci piace affermare, che è il trade spending. Per anni, quando i mercati crescevano, fare marketing o fare il commerciale o fare l'amministratore delegato è stato abbastanza facile. Si spendeva un sacco di risorse con i distributori drogando lo scaffale. Sapete cosa è lo strategico? Quando il mercato ha cominciato a non funzionare più o a ridursi, i distributori sono diventati assuefatti alla compensation anche priva di servizi, ci siamo trovati ben spiazzati. Abbiamo disinvestito molto perdendo equity e adesso dobbiamo correre, tornare, come vi dicevo in apertura, a lavorare su questi elementi valoriali. Come? Attraverso forme non convenzionali. Dobbiamo intercettare. Le vostre domande spesso hanno sollevato, per me sono sempre interessanti le domande, perché mostrano in che misura quello che noi raccontiamo, che cerchiamo di illustrare, è anche coerente coi tempi. Ecco, noi come manager, soprattutto nelle aziende, dobbiamo capire se quello che stiamo raccontando è una narrazione che è coerente col presente. Spesso ci innamoriamo delle narrazioni del passato e ci rivolgiamo a un consumatore che magari non esiste più, no? Questo è importante ricordarci. Ci sono casi, sarebbero da studiare, di narrazioni che non sono più contemporanee e non sono funzionali. Un ultimo punto che mi sembra importante sottolineare è un'esercitazione. Andate in un supermercato, guardate la categoria del pomodoro in scatola, prodotto banale, commoditizzato al massimo, bassissime barriere all'entrata sul prodotto, e scoprite qualcosa di strano. Allora, spesso troviamo il primissimo prezzo, penso ai prodotti bianchi di Carrefour, con l'apertura ancora con la prescatole, l'interno che non è in lamiera smaltata, sapete che oggi sono tutte così, proprio il prezzo basic, entry level sul pomodoro. Poi troviamo prima la private label, poi troviamo, diciamo, il leader con la sua confezione. Raramente trovavamo qualche cosa sopra il leader, l'artigianale di grandissima qualità.
Se andate a vedere una catena, e la cito perché comunque è un caso di marketing, è Unnes che sta facendo vedere lo Price, l'amministratore delegato, che forse potrebbe venire a fare un po' di racconto di quello che sta facendo Mario Gasparrino, ha fatto un'esperienza interessante, mi ha mostrato un giorno cosa ha fatto nel suo scaffale. Ha tenuto il prodotto entry level basic, ha posizionato la private label vestendola meglio del prodotto di marca. Quindi sul piano del visual io trovo un prodotto che mi convince in termini di qualità percepita. Quando vado sul leader, che non è Gutti che è un grande e sta facendo un lavoro bellissimo, è un'altra azienda che non cito, trovo la confezione con sopra un coperto il logo, coperto il pomodoro, da un annuncio, un flag che dice se compri questo vinci una pirofila. Sopra questo trovo il prodotto in vetro a marchio Unnes, meraviglioso, a prezzo da prodotto artigianale. Allora la domanda che bisognerebbe, con cui vi lascio, è: ma quella marca vende pomodoro o pirofile? Se noi riusciamo a rispondere a questo interrogativo e costruirci una strategia su un prodotto così banale, a renderlo meno banale, dargli un ruolo nel mercato, nelle narrazioni, eccetera, otteniamo il risultato che ci ha detto Giuseppe Morici. Io vi saluto, vi ringrazio per il centenario. Mm-hmm.